Allora, eravamo rimasti a Ugolecci, se non sbaglio, e, diciamo, quando lei l'ha conosciuto, e, se vogliamo riprendere da lì brevemente, lei Ugolecci l'ha conosciuto in che occasioni? Io Ugoletti l'ho conosciuto in Svizzera, ma non si chiamava Ugoletti, era con un altro nome, Stefani mi sembra, e abbiamo fatto dei lavori in Svizzera, spaccate e altre cose. Poi ho saputo che si chiamava Ugoletti dopo che è scoppiato quel bubbone di Reggio Emilia e l'83 in pratica. Dunque, in Svizzera, se riusciamo a collocare negli anni queste puntate in Svizzera con Ugoletti, che lei conosceva con l'altro nome? Ma ho un appunto qui, se vuole lo guardiamo, dove c'è la Se è data, autorizzato dal se il Presidente. Presidente mi autorizza. Attimo perché la palpebra scialla, anzi a me. Parlata pure con comodo. Tanto. Tanto in Svizzera. Ecco qua. Allora, Che cos'è quel documento? questo documento non è neanche questo. È un documento dove risulta che io ho dormito in un albergo a Zurigo dove c'era mio fratello e anche questo Stefani che poi in realtà scoprì essere Ugoletti. E mi sembra che eravamo adesso non ricordo bene se 78, 79 o prima. 79. O 79, maggio o giugno mi sembra una cosa del genere, non mi Guardi, ricordo bene. in aiuto alla sua memoria, da un accertamento che è stato fatto proprio dall'autorità elvetiche trasmesso in Italia, lei risulta aver dormito al Leonek Sì, in 5 occasioni. La prima è 9 settembre 79. adesso non mi ricordo tutte le Sì, altre. adesso no, glielo dico così, magari la seconda è 18 dicembre 79, poi è andata al Leonard il 16 maggio 80, al Leonek il 4 luglio 80 e sempre a Leone che il 21 luglio 80, Mi quindi sembra forse quella di maggio? maggio, però siamo non nel 79 ma nel 1980, 80, sì, va 80, maggio 80. bene. Sì. Ecco. Lei all'epoca lo conosceva come, ha detto, non come Ugoletti ma Come Stefani, come Stefano, il compare, mio fratello lo chiamava il compare. Adesso il nome non me lo ricordo, chi dava. ecco. Senta, con Ugoletti ci sono due circostanze che mi interesserebbe chiarire bene, relativamente all'attentato a Catalioti, agli spari nei confronti dell'abitazione di Catalioti, che risalgono al 10 giugno 80. Come andarono le cose? Ma Non mi dica il fatto materiale, ma se Ugoletti c'entrava in il quella primo o il vicenda. secondo? Il primo, 10 giugno 80. Ma inizialmente c'era stato, mi farebbe risalire, però lei non le interessa, però tutto ha un suo svolgimento. Tutto nasce da altri fattori. Era nato tutto dal fatto che mio fratello Ugoletti furono accusati di aver fatto dei furti sacrilegi nelle chiese o meno. Poi si era invischiato con due donne, una era diventata, aveva, con Balugani, sembrava facesse la confidente, una confidente. Sta di fatto che mio fratello, il giorno che lei aveva fatto la confidenza, confidenza, non era quella confidenza, che era stata chiamata da Balugani in questura, lui era venuto a sapere e in una telefonata minacciò pesantemente sia il maresciallo Balugani che la signora, adesso non mi ricordo come si chiama, la Giandona di soprannome, era la Giandona perché aveva lavorato nella piscina come direttrice, e non mi ricordo quale fu che
Allora, siccome aveva minacciato Balugani, quando me lo disse, dico, guarda, il problema non è serio, perché conoscendo Balugani, soprattutto quello che ti hanno detto, che stava attuando un piano uguale a quello che avevo usato per me in tanti anni, dico, è molto serio, perché hai visto. E allora, lo studio era quello di creare una situazione per la quale Balugani poi sarebbe stato sicuramente trasferito in un'altra città. E nel frattempo mio fratello Ugoletti, il signor Stefani allora era, e mi parlarono che c'era stato un detenuto che lamentava un fatto di Calabresi, non aveva pagato, non aveva messo i motivi d'appello, una cosa del genere. Dico, vabbè, e allora può darsi anche che le indagini eventuali domani vado in un'altra parte. E ho messo in piedi questa insenata anche perché l'avvocato Catagliotti era stato anche l'avvocato di difesa dei fratelli Lanzoni ed era amico di famiglia sia di mio suocero, perché erano tutti e due del Club Inter, il Club Inter si era formato al ristorante Capriolo, e Catagliotti io avevo conosciuto quando ero un ragazzino, perché aveva lo studio nello stesso palazzo dove abitavamo noi a Reggio Emilia prima di trasferirci alla Musciatella, e con me era sempre stato buono, insomma, era come ragazzino, così. Cosa successe poi? Che invece lui una volta fece anche una battuta un po' pesante, e allora dico, vabbè, uniamo tutte le cose e vediamo. E gli spari che io feci a Catagliotti non furono mai spari con l'intenzione di fare del male, ma solo spaventare, anche perché serviva spaventare, perché poi alla fine avrei dovuto, secondo il piano studiato, sparare all'autovettura di Balugani e Rolando, sempre con le stesse armi, e all'autovettura, guardate, non alla persona, ci mancherebbe, per farlo poi trasferire, perché stava creando questo problema molto grosso con mio fratello. Mio fratello Guido aveva pesantemente minacciato il maresciallo Balugani, il maresciallo Balugani, conoscendolo, non l'avrebbe mai perdonato, poi i fatti ci diranno che fu così. E quindi Ugoletti partecipò? Diciamo. No, non partecipò, Ugoletti disse che c'era questa situazione, Ugoletti per me era sempre Stefano. Sì, certo, certamente. E disse che c'era questa situazione, e allora io pensai, mi ricordo, dissi, ma vabbè, allora eventualmente le indagini potranno andare anche verso lì, se c'è stato, può darsi anche, mi dica. Ecco, senta, lei sa che questo Ugoletti, o come lo conosceva lei, aveva un domicilio, una dimora, comunque passava molto tempo presso una fittacamera di Bologna? No, io quella non lo sapevo. Lei presso quella fittacamera, che era della signora Tomasi Triestina, ha mai dormito? No, guardi, io in affittacamere non ho mai dormito. Io ho sempre dormito in alberghi, mi sono sempre fatto registrare perché non avevo problemi con le registrazioni, perché avevo dei documenti buoni, se non altro. Buoni nel senso, ottenuti con un mendacità iniziale, però i documenti erano originali. Non avevo nessun timore di dovermi nascondere. Non ero latitante con quella consuetudine di latitanza che qualcuno ha detto, la latitanza costa, devi farti proteggere da tizio, da calcio, impronio. Io ero un latitante diverso dagli altri, perché avevo dei documenti che mi permettevano di muovermi come una persona che non fosse proprio latitante. Per cui, qual era la domanda, scusi? Se lei, ha mai dormito presso la fittacamera di Tomasi Triestina? No, io non ho mai dormito presso nessuna fittacamera, né Triestina né altri. E lei sa che, avrà letto che invece Tomasi Triestina dice di averla conosciuta tramite Ugoletti, sapeva che faceva il pilota, che si chiamava Roberto. Ci sono delle dichiarazioni che sono state prodotte al dibattimento che invece in qualche maniera legano lei a Tomasi Triestina e a quel luogo. Ma ognuno può dire quello che vuole, io non ho mai dormito in nessuna fittacamera. Che mio fratello avesse dormito da qualche parte in giro con Ugoletti, questo lo sapevo, però io non sapevo di questa fittacamera, non sapevo di niente. Per me, come si chiamava la signora? Tomasi Triestina. È del tutto sconosciuta, io non ho mai avuto a che fare. Un periodo avevo imprestato un documento a mio fratello brasiliano, quello del brevetto di primo grado,
apposta per dire che se gli serviva a dormire da qualche parte poteva usare quello, ma io non ho mai dormito presso fittacamere, soprattutto a Bologna, ma da nessuna parte. Io a Bologna, in tutti gli alberghi che sono andato, ho sempre dato i miei documenti regolari. A me le fittacamere, scusi, dividere con non si sa che chi e come, magari altre cose pertinenti, tipo cucina, bagni, queste cose, non mi ha mai interessato. Va bene, senta, lei la signora Cristina Borghini la conosce o l'ha conosciuta? La Borghini Cristina. Quella che poi diventerà la moglie di Ugoletti. Sì, l'ho conosciuta, sì. In che circostanze? Boh, l'ho conosciuta tanti anni. Quando era Roberto da Silva oppure no, prima? O... No, penso nel 75, fine 75, primi 76, in quel periodo. Cioè, ma poi non l'ho più rivista, quando sono andato a Titante non l'ho mai più vista. Ecco, va bene, senta, dunque le faccio sempre una domanda sulla vicenda della giornata del 2 agosto. Lei insomma, ha dato la sua versione di quella giornata, ecco, mi interessava capire il percorso che lei ha fatto partendo da Scandiano e arrivando a Rimini. Allora, sono partito da Scandiano, sono andato lì a prendere l'autostrada a Modena Nord, passando per Rubiera, ci sono delle stradine che passano da Scandiano, vai giù, mi sembra, verso Alceto, arrivi praticamente alla Via Emilia, per la Via Emilia passi Sant'Ilario, all'ingresso dell'autostrada Modena Nord, che è lì, non mi ricordo come si chiama il posto, mi sembra Bruciata, non mi ricordo. E poi ho fatto tutta autostrada fino a Rimini. Sono uscito a Rimini e sono andato a Delfina. Lei esce a Modena Nord? No, entro a Modena Nord. Da Parma? No, allora da Parma per arrivare a Scandiano io ho fatto innanzitutto da Fidenza. Fidenza Parma, Parma si prende le strade che passa poi per Traversa. Fidenza Parma, niente autostrada? No, niente autostrada. Di Emilia. Poi dopo c'è una deviazione che prende una strada che usavo molto quando andavo a Parma. È quella che passa per Traversettolo Montecchio e arriva e fai la direttiva proprio quella di Quattro Castella, come si chiama? Puglianello Albinea, Albinea Scandiano, la chiamano Pedemontana, quella lì. Poi volti a sinistra e vai sulla strada vecchia di Scandiano, quella che va poi su montagna o se no vai dentro Scandiano. Poi in fondo c'è un'altra, volti a destra e arrivi alla stazione che rimane sulla sinistra. Da lì sono passato, intanto sono andato a prendere la bambina. Esattamente, dov'è che avevate l'appuntamento? Alla stazione di Scandiano. Stazione ferroviaria? Sì, alla stazione ferroviaria. Siccome è una ferrovia che non è come, è una ferrovia di, come si chiama? Di regionali? No, sì, provinciale, quella sì, che lega Sassuolo, lega Sassuolo a Reggio Emilia praticamente. E... Non arrivava, dico fammi andare incontro, oppure questa qui si è addormentata, perché vediamo, è rimasta. E allora sono andato all'inverso e quando arriva la Pedemontana, che arriva nella strada che porta a Scandiano, le ho viste arrivare. Lei non, alla stazione di Scandiano non ha aspettato il suo Sì, cognato. Gli ho aspettato 10 minuti, un quarto d'ora. Poi non arrivavano e cosa ha fatto? Sono andato incontro per vedere verso che direzione? Verso allora, sono tornato indietro, ho preso ancora... Dietro dove? Allora, qui mi chiedo scusa. Lei è alla stazione di Scandiano? Questa è la stazione di Scandiano. Io sono venuto qua. Qui abbiamo la strada che viene da Albinea, la Pedemontana. Lei qui deve voltare a sinistra. Arriva proprio su questa strada, che è quella che porta alla stazione. E questa strada qui è quella che collega poi a Reggio Emilia, e i paesi o meno, e va fino a Reggio Emilia. Perché Albinea è lì, e qui c'è, a 2 chilometri da Albinea, c'è l'abitazione della Bonini Marina, dei miei suoceri, ex suoceri, tutto il conglomerato dei Bonini. Quindi a 2 chilometri dal centro di Albinea, in direzione? No, 2 chilometri venendo giù verso Reggio. C'è il Capriolo, il ristorante Capriolo. E la casa dopo Capriolo è dove abitava mio fratello, la Marina Bonini, con i bambini. Allora, da qui io sono tornato indietro. Vuole fare uno schizzo? Le do un foglio bianco? Ma come no, per Vasco. Ok. Lo faccio vedere.
Appena ce l'ha, se no gliela diamo. Vedi la penna? Ce l'ho qui, guarda. No, ce l'ho, la penna è grande, ce l'ho, la ringrazio. Ma se va su Google si vede da strada. Come dice? No, prego, se la faccio. No, sorridere. Stavo per un altro. Se la faccio sorridere, no, no, no. Ridiamo insieme, me la racconti anche a me la barzelletta. Non lo so. No, mi scusi, prego, prego. Stazione. Capriolo. Capri, ci scrivo perché sennò dobbiamo andare a Capri. Capriolo. Albinea. Questo è incrocio. Questa è cosiddetta pedemontana, pedicolinare. Da qui non va il Capriolo, va a Reggio Emilia. Reggio Emilia. Ecco, questa qui va a Sassuolo, mi sembra che guarda. Alla Reggio Sassuolo. Sassuolo. Questo scambiamo. Sono andato là, sono stato cambiato le cose in 50 anni. Ma dopo lo diamo alla corte. Sì, e quindi lei è arrivato, per tornare alla domanda del presidente. Allora io sono arrivato da Fidenza. Sono andato, prego? Da Fidenza. Da Fidenza, ho fatto Traversettolo, Quattro Castella, Puglianello, Albinea, tutta la superstrada. E sono andato alla stazione di Scandiano. La signora Bonini, Marina, mia cognata, veniva da qua, ha fatto questo pezzetto qui che non so se sono 3 km, 4 o... Visto che non arrivava, è andato incontro. Sono andato incontro, perché tanto l'unica strada indietro, che può fare è indietro. Sì, l'unica strada che può fare è quella, non ce ne sono altre che possono Albinea arrivare. Scandiano c'è qui una strada. Sì, c'è solo quella lì. Benissimo. Allora l'ho trovata proprio quasi questo incrocio, mentre ho voltato stavano arrivando. Mi ha fermato, ho caricato la bambina, l'ho salutata e io ho fatto quella strada qui, che poi sono andato, mi sembra, al Ceto, se non mi sbaglio. Insomma, sulla Bemiglia, che la Bemiglia rimane qua, sì. Rubiera e poi dopo c'è Modena Nord. Sono entrato a Modena Nord e sono andato diretto a Rimini. A Rimini sono uscito e sono andato a Delfinarsi, sì, dove lì c'era ad attendermi la mia suocera, signora Bonini Maurizia, con i due bambini, Silvia e Guido, che aveva 16 anni. Senta, a quale casello di Rimini è uscito lei? Chi se lo ricordo, dottore? Al primo, penso. Ma dove? Non si ricorda. Sicuramente il nord, perché era quello che conoscevo più, di quando sono andato alla cittadina del Piso. Bene, la patata del finale, come mai fu scelto del luogo? Ho fatto un luogo perché era loro che era conosciuto per non andare vicino all'albergo e era più scelto quello. Perché la volta scorsa ho detto che fu lei a scegliere il luogo di. Se non ricordo male, poi se mi avrebbe fatto. Siccome ci dovevamo vedere a Rimini, il coordinamento era dove eravamo stati noi in vacanza, quando sono andati in vacanza allora, a Delfinaro oppure al porto per prendere quella barca che faceva il giro turistico di giorno, che pescavi, poi mangiavi il pesce, bevevi il bicchiere di vino. Ecco. E Delfinaro era conosciuto da noi tutti, perché ci c'era ogni anno che ci andava. Okay. Ogni anno no. Vabbè. Io ho portato il mare solo 3 volte. Va bene, senta, allora, andiamo all'argomento della Svizzera. Le ho detto prima, diciamo, i 5 viaggi che risultano essere stati fatti in Svizzera tra il 79 e l'80. Ecco, come mai questa frequenza di spostamenti verso la Svizzera? Ma io in Svizzera ci ho fatto dei bei lavori, dei bei colpi, poi andavo a cambiare le automobili. Io in Svizzera ci ho rubato. Avevo uno svizzero che faceva ricettatore, che ho conosciuto. Che poi seppi che era il sedatore e poi lui mi organizzava i colpi dentro nelle ville quando si andava a rubare e le spaccate segnalava lui le gioiellerie da fare. Ecco, lei ha mai avuto dei conti correnti in istituti bancari svizzeri? No, non ho mai.
perché risulta, come lei certamente saprà, da una relazione è già prodotta, Presidente, questa relazione 2 febbraio 1981 a firma di Iorio, che era il vicequestore di Foligno, e così si esprime: su di lei è persona colta e da mezzi finanziari sufficienti per vivere in Italia, come si rileva dai conti correnti e depositi bancari di cui è titolare, elenca i conti correnti e poi dice inoltre ha depositi presso istituti bancari in Svizzera. Sì, ma non avevo. Siccome mi chiedevano, in quel periodo mi chiedevano conto, mi hanno chiesto conto delle situazioni bancarie, soldi per il foglio di soggiorno, allora dice, ma i conti questi per vivere qua, per pagare da fare l'aereo, per, com'è? E io, beh, io ho soldi, quelli che sono i conti, e in più ho dei conti in Svizzera, perché? Perché lo Stato italiano non poteva andare a verificare i conti in Svizzera. Era semplicissimo, dato che comunque ero considerato una persona a posto. Adesso ci ha messo dei carichi da 90 sopra dicendo che io facevo una vita da navajo a Foligno, che ero, spandevo soldi a destra, manca, assolutamente. La vita che facevo a Foligno era del tutto invece acquattata, senza cercare di dare adito a tante cose. Certamente non lavoravo ed era ovvio che la gente pensasse che io fossi super ricco o meno, anche perché il verbo che era sempre legato al mio nome era quello che ero figlio di possidenti terrieri che avevano allevamenti di bestiame all'infinito, che facevamo carne, e era un fattore che tutti consideravano di ricchezza, di grandi soldi. Poi il detto solo esclusivamente per coprire, avere la possibilità di continuare con i fogli di soggiorno, ma non ho mai avuto fonti di vista. E le chiedo questo perché nell'interrogatorio del 22 febbraio 82, quindi uno dei primi fatti con il dottor Tarquini, la specifica domanda, no? La domanda era questa, foglio 6 per la difesa del verbale 22 febbraio 82, dice risulta dagli atti che lei avrebbe o avrebbe avuto conti correnti in Svizzera e perché avrebbe avuto un socio in attività nel settore delle autovetture. Abbiamo peraltro spesso autovetture con targhe varie anche in Svizzera, vuole fornire spiegazioni e la sua risposta è questa, circa i conti in Svizzera. È un problema in Svizzera. Sì, se mi fa finire e poi faccio una considerazione, vediamo. Circa i conti correnti in Svizzera, dichiaro che è un problema svizzero e non italiano e non ho altro da aggiungere. Quindi in questo interrogatorio lei non dice di non avere conti in Svizzera, ammette la titolarità di conti in Svizzera, ma che è un problema svizzero non italiano, questo è da quello che capisco. Oggi chiarisce invece che non ha dei conti in Svizzera, non ha mai avuto. Se lei vuole dedurre questo, io le sto spiegando che il fatto dei conti in Svizzera è quello, poi gli interrogatori con Tarquini e gli altri in quel periodo erano interrogatori in un momento particolare che era quello di Massimo Urto che c'era, tra quello che scrivevano, dicevano, le notizie che scappavano e tutto il resto che poi vedremo. E non esiste, è uguale. È un problema, il conto svizzero è un problema svizzero, tanto è vero che io l'ho detto anche prima. Il conto svizzero, siccome il governo italiano non può andare a guardare i conti svizzera, era un'ottima copertura per dimostrare che avevo dei soldi. Non potevo dire, vado a fare dei furti, traffico con le opere d'arte, faccio spacciate o meno, e per riottenere il foglio di soggiorno in quel periodo mi avevano chiesto questo, come quando mi hanno chiesto la posizione familiare, se volete vedere, quindi il foglio di soggiorno, ce li ho tutti, le pratiche fatte, io avevo dichiarato che Bellini Bonini da Silva, Guido Bonini Bellini da Silva, era nato in Brasile così, e viveva con la madre dove? A Reggio Emilia, in via Tassoni, il numero, tutto quanto. Questo nel 1980, febbraio del 1980, anzi un po' prima anche, poi più tradotto sul foglio di soggiorno. Per cui fate voi. Ho capito, va bene, poi vi faremo la sua risposta su questi punti di vista. Senta, vorrei cambiare argomento e andare a episodio che ha in qualche maniera sollecitato lei nella
non, dichiarazioni spontanee, che ha fatto circa un saluto avvenuto con il dottor Bevilacqua, in cui lei si è avvicinato, ricorda quella dichiarazione che fece, no? Si è avvicinato, ha, diciamo, fatto il gesto dell'abbraccio al dottor Bevilacqua e ha detto: oh, ti porto i saluti del fratello Calvi, se non ho capito male. E poi la questione è rimasta lì. Ecco, ti vuole riferire come mai questo episodio è accaduto e perché questa frase così, diciamo, strana, ecco, Ma non è strana per voi che non sapete il perché e il perché. E il dottor Bevilacqua, innanzitutto quell'incontro è stato nel 1986 e non nel 1990, passa come dice la signora. E io sapessi il dottor Bevilacqua che era un massone, è vero, l'ho saputo negli anni 1980, mi sembra a cavallo del 1980, per il semplice motivo che. E poi come era, aspetti l'abbraccio, ah, poi arriviamo anche a quello. L'abbraccio non è stato un abbraccio fraterno come si pensi. L'abbraccio è che io l'ho preso e andai avanti così, io ho stretto lui e in un orecchio gli ho detto quello che dovevo dire: ti porto i saluti del fratello Cali, perché lui sapesse che io sapevo, io so che tu sai adesso che io so. E perché? Nel 1983 io feci degli esposti. Quando scoppiò il fatto di Tragi, Sisti, feci degli esposti anche dove lo scrissi. Il dottor Bevilacqua si stava vendicando contro di me e contro il dottor Sisti per dei problemi suoi. Ora, l'ho fatto esposti al Consiglio Superiore della Magistratura, al dottor Cecere, l'ho fatto. Perché? Perché so le cose come sono andate. In quegli anni 78, 79, 80, insomma, io vivevo a Foligno, frequentavo l'avvocato Properzi, che era un festaiolo, faceva feste tutto l'anno, e ho conosciuto una ragazza. Questa ragazza abbiamo avuto un approccio e papà, che era venuto a conoscenza del fatto, che si chiamava Calvi Fabio, faceva il dentista, dalla figlia venne a sapere che era un mattone. Quando lui ci incontrava una volta e mi diceva: guarda, tu, mia figlia, così sei straniero, e qui e là, e io, vabbè, ma io non c'è mica nessun problema. Poi, nel 1980, mi sembra, mi telefonò e mi fece questa sceneggiata. Noi abbiamo tanti fratelli, anche nei tribunali, a Modena, a Bologna, a Reggio Emilia, Vabbè. Poi io associai la cosa, ne parlai, ricordo, chiese mio padre: mio marchio ti risulta senza fare accenno perché della realtà, ti risulta che ci sia a Reggio Emilia, se noi abbiamo qualche dubbio, altri tribunali, che sia ed ebbi a suo tempo la confessa perché là. Non lo sapevo. Sì, Mio padre si sarà fatto un accertamento sicuramente con qualcuno che era espulso, Reggio Emilia comunque, nella città grande, che aveva delle frequentazioni massoniche, venne fuori alla grande anche negli ultimi anni, per tutti. suo padre era No, massone. nel modo più assoluto. Nel modo più assoluto. Magari Però, aveva la confidenza. conosceva qualcuno che era massone, magari, non so. Riceveva confidenze dal pastore. No, glielo so dire, io non ho mai saputo che mio padre avesse neanche questi contatti. Sta di fatto che nel 1980 vengo a sapere con certezza questo e mi viene anche detta la trafila di quello quando lui aveva cercato di interferire tramite Don Artoni per cercare di fare sì che Sisti venisse, che Bevilacqua venisse a Bologna come sostituto procuratore e qualcheduno gli diede il no diretto, che non era possibile. E poi cosa c'era successo? Procuratore, Comandi? come procuratore, No, mi sembra che era sostituto, da procuratore aggiunto, adesso non mi ricordo bene.
Bevilacqua non era ancora procuratore capo del Giglio. Nell'88-79, io parlo di quel periodo. E che cosa è successo? Poi nell'80 io vengo a sapere che è rimasto. Da lì si sono scoperte un po' di cose. Certe cose le ho sapute anche da Don Ercole Arturi, perché era lui che veniva in carcere a farmi i colloqui ed era lui che cercava, ha cercato all'ultimo di collegare se io sapevo qualche cosa sulla strage di Bologna, queste cose, tant'è vero che a Palermo venne con mio padre e io la risposta che gli diedi fu semplicemente sì. Se avessi un bastone adesso mi impiegherei a bastonare tutti e due, mi impiegherei a bastonare tutti e due, e anche quel terzo che sta cercando le informazioni sbagliate. Cioè, che chiedo scusa, no, finisca e poi dopo... Ora che succede? Succede che quando io dissi a Bevilacqua quella frase, lui non ha detto niente, non ha fatto niente, è diventato un pezzo di ghiaccio. Era rimasto con la sigaretta che ha messo lì perché era un fumatore serio. E lì è la situazione. E quindi, non ho capito, lei fa questa... No. Questa frase a Bevilacqua a modo di messaggio, di... Io gliel'ho fatta per il semplice motivo, non che messaggio, io mi devo lanciare dei messaggi, non mica sono massone o meno. Io gli ho voluto fare capire che sapevo che cosa era successo in quel periodo. Ma a che fine? Chiedo scusa. Come a quale fine? Abbia pazienza. A quale fine di agosto? Secondo lei quale può essere il fine? No, dati un taglio, finissi, da stare attento. Lo sto chiedendo, io l'ho t'ho scoperto, basta, perché poi dopo tutto è passato attraverso il sistema avvocato, sei avvocato, procuratore. Quindi finisci da che cosa? Qual era il messaggio? Cioè, io so che tu sai che io so sostanzialmente. Sì, sì, sì. E quindi certo. Dai sottaglio a che cosa? Siamo nel 80, lei ha detto siamo nel 90. No, beh, ma quello era riferito, no, nel 90 no, io ero nel 86 sicuro, 86 perché ero uscito in permesso dal carcere, me lo ricordo perfettamente. Il dottor Bevilacqua è quello, insomma, ci sono molte cose che partono da lui e da chi gli stava intorno. Che nell'86 diciamo la vicenda reggiana era già conclusa. Beh, ma cosa c'entra? Io guardo sempre l'83. Guardo l'83, mi vai e vieni dentro la carcere, i colloqui fatti con Bartoli, i colloqui fatti con Maggi, ma siamo nati questa mattina. La conferma è regolare, tranquillo. E quindi la vicenda, siccome Maggi e Bartoli tengono la vicenda della strage di Bologna, perché questo. Cioè, la vicenda riguardava l'83, Maci, Bartoli e compagnia. Sì, ma io in carcere dall'81, certo. Io in carcere dall'81 sono uscito in permesso in 86. Certo. E siccome io le dico, Maci e Bartoli attengono a questo procedimento, no? Sì. Fanno delle dichiarazioni su di lei. Sì. Se lei manda un messaggio a Bevilacqua, no? Di quel tipo, dacci un taglio perché io so che tu sai che io so. Sì. il contesto è quello della strage. Il contesto è chiaro, tondo e preciso, proprio quel contesto, perché poi vede quando io sono in permesso nel 86 e quando è venuto l'ultima volta che si chiama Don Ercole Arturi. Ma non è Cartoni, l'ha detto lui che faceva da corriere con dottor Bevilacqua e per il carcere, tutte le cose che stavano in carcere, lui. Don Ercole Arturi, e non ce lo dimentichiamo, Don Ercole Arturi è quello che va a prendere un sequestrato a Ferrara e lo porta a casa il dottor Bevilacqua, come se da Ferrara a Reggio Emilia non ci fossero caserme di carabinieri, di polizia, di guardia di finanza o meno, facendo rischiare addirittura la vita al sequestrato, glielo porta qui sotto casa. Bevilacqua e Don Ercole Arturi erano ciccio e puro, mi scusi, erano così. E da Don Arturi si è saputo quelle cose, si è saputo il perché. Adesso io non vado a cercare, devo provare o devo vedere di che cosa. Io so che Don Ercole Arturi e Bevilacqua erano, cioè le cose, e che Bevilacqua. Quindi al netto di tutto questo, come dire, questa quantità di parole,
C'è la domanda al cliente che lei non, alla quale lei non risponde. Lei in sostanza intimidisce, bevi l'acqua, perché bevi l'acqua indaga su di lei sulla strada. No, nell'86 non indaga su di me. Dottor Bevilacqua, nell'86 non indaga. L'aveva fatto nella l'aveva fatto prima. Gli ho voluto far sapere, finalmente ti posso far sapere che il problema qual è. Adesso io lo so. Basta, io non ho mica minacciato Bevilacqua, non gli ho detto niente. Gli ho fatto sapere che io so. Smettila con la famiglia Bellini, smettila di rompere le scatole con quello che hai fatto. Tutto lì, non ho minacciato nessuno. Poi se minaccia o non è minaccia, questo lo diciamo noi. I dati sono questi: il collegamento con Bevilacqua per le indagini lui ha fatto nell'83 a suo carico per la strage. Sì, sì. Bene, diciamo, io su questa vicenda avrei chiuso. So che sulle questioni di 'ndrangheta lei non intende rispondere, mi conferma questa. A questo punto, diciamo, siccome io ho interesse, se la procura generale ha interesse a far entrare questi verbali, si può procedere in diverse maniere. Io gli faccio una domanda, le faccio la domanda, lei mi dice io non rispondo, poi io lo diamo per scontato, va bene? Oppure diamo per scontato. Quindi, però il CM produce tutti i verbali in cui lui parla di 'ndrangheta. Su tutti quelli che lui non conosce. E quindi prendiamo i verbali. Lo diamo per assodato. C'è soltanto una circostanza che mi preme leggere, non diamo lettura perché sono tanti i verbali. C'è una circostanza che però mi preme per rilevare, che è questa. Ovviamente può non rispondere, chiaramente. I rapporti economici, in particolare se lei percepiva uno stipendio o diciamo delle donazioni di denaro da parte della consorteria della vetistica di cui faceva parte, quindi la Flama Sapollo, per le sue azioni, per il suo essersi messo a disposizione della 'ndrangheta. Mi può non rispondere? No, lo voglio leggere il verbale, avvocato. Lo voglio leggere. È una cosa diversa. Siamo a fatti che insomma 12 anni dopo, rispetto alle carte di risposta a questa mi spiega la pertinenza. Dopo gliela spiego. Ci devi dire prima. E certo. Che c'è una dichiarazione a verbale nel 31 maggio del 2000 in cui il Bellini fa riferimento a una sorta di stipendio per la sua attività a favore di Vasapol. Questa stipendio, è. No, avvocato, lei non mi deve fare domande. Questa è la rilevanza. E siccome diciamo noi. Avvocato, lei si rende conto che noi di questo imputato dobbiamo sapere tutto, dalla prima all'ultima parola e il gesto che ha fatto. Quindi se lo vuole riferire lui bene, se non lo vuole riferire, prendiamo quello che ha già detto. Questo processo deve entrare tutto. Deve entrare certamente. Rileva tutto. E comunque la rilevanza la stabilisce la Corte. E quindi le prenda e ti accontenta. Vuole rispondere o non rispondere alla domanda? La domanda era questa, che lei percepiva mensilmente delle somme da Vasapollo, quindi da quella parte, da quella costola di associazione dranghettista presente a Reggio Emilia per la sua attività prestata a favore della Costa. No, questa è la domanda. Io non ho prestato un'attività a favore della Costa, io ero all'interno della Venezia. Io arrivai e fui consigliere con Nicola Vasapollo fino a quando non è stato ucciso. Dopo è cambiato tutto perché sono arrivati degli altri e io sono diventato il killer dell'organizzazione. È tutta un'altra cosa. Il riferimento ai soldi era il riferimento di soldi che ho ricevuto quando dividevano le cose, ad esempio di spazio, delle cose, ma quando io ero in galera, che mi hanno dato dei soldi, gli hanno dati anche una volta, gli hanno dato anche 500.000 lire, 1.000 lire, che sembrano, sì, c'era alla signora Bonini da dare, e poi. Ma non è che io avevo un contratto
come se fossi uno esterno che prendeva lo stipendio, nel modo più assoluto, io ero uno interno. Era entrano della costa, perfetto. Io facevo parte della costa, non si chiede. Era entrano, si dice in questa maniera, faceva parte, era un partecipe, era un associato, certo, ok? Certo. Ecco, perché lei, questo è il verbale del 31 maggio 2000, così si esprime. Quanto alla somma di 1,5 milioni di contestazione questa? No, è la contestazione perché non ha risposto esattamente alla domanda che ho fatto. Tutti i soldi che ha preso, certo. Vediamo. Presidente, chiedo scusa se mi permetto, però bisogna evitare manovre ostruzionistiche, evidentemente questo tema è simile, non vogliono che si legga questa parte. Perché è nella pratica come sempre. Il codice di questo non serve in America, altrimenti le regole sarebbero. Va bene, allora posso leggere, siccome la risposta non è facente a questa, alla domanda fatta, la contestazione è questa, dice, quanto alla somma di 1,5 milioni mensili che ricevo da Vasapollo Vincenzo, si trattava di un rimborso spese per i miei spostamenti destinati al rintraccio delle persone da colpire. Sì. Anche nel passato Vincenzo Vasapollo mi aveva dato nei confronti dei contributi che lo scuso in particolare durante la mia detenzione in due occasioni consegnò 500.000 lire a mia moglie che, essendo lo scudo di tutto, mi chiede il perché di questa elargizione. Io preferirei rinunciare a questo punto al contributo per evitare di dover dare spiegazioni alla moglie. È vero o non è vera questa spiegazione? Ma, detto prima, no? Lei pensa che se io sono faccio parte di un'organizzazione ci metto i soldi di tasca mia per andare a fare i controlli, per andare a fare... E lei, la prego, lei deve rispondere, non deve divagare. Allora, sì o no? In che senso? Quello che lei ha contestato, è vero o no? Ma è quello che ho detto io prima. Bene. No. Io confermo il presidente. Ah, la difformità, avvocato, sta in questo, che da queste dichiarazioni sembra appare una... un'azione mensile per un'attività ben determinata, che era quella della ricerca delle persone da colpire, sì, che rectius eliminare, immagino, giusto? Ma guardi che io non li conosco, sono loro che mi dicono che quello, faccio l'esempio, posso essere un presidente? No. Per esempio, questa è la rilevanza, cioè di un soggetto, avvocato, di un soggetto che si presta per denaro a fare un'attività a favore della cosca, in cambio di una somma di denaro, quindi non è il movente economico che lo spinge a compiere determinate azioni. Non è chiaro? No, non lo so dire. Non è così. Non è così. Sto parlando con il suo avvocato. È chiaro o non è chiaro? Va bene, rispondo. Non è così, signor Presidente. Quindi lei era invece un andranghetista? Ma io ero all'interno del di principio. No, il principio sono entrato, ci sono caduto dentro nel gioco, perché io e Vasapollo ci eravamo spartiti una cosa. Una promessa fatta nel carcere di Prato. Poi, per quanto riguarda questa cosa adesso, se loro mi dicevano, l'esempio di Sarcone, guarda, è proprio sintomatico. Quando l'altra volta mi hanno detto di Truzzi, dell'omicidio Truzzi, e io ho detto, guarda, era... Sappiamo tutto, abbiamo... Benissimo. Allora, chi veniva con me, era io. Ma quando andavo, mi dicevano, bisogna controllare quello là è uno che dovremmo forse sistemare, io se... facevo delle spese, non le tiravo fuori io di tasca mia queste spese, le spese me le davano loro. Le spese, loro sì, loro che il gruppo sei che ti spendi tu. Quindi erano spese. Erano il rimborso spese. Il rimborso spese. Era quello che serviva per, se c'era da prendere delle armi, io non le procuravo, non sapevo dove procurarle. Ci pensavano loro, le pagavano loro. Va bene, cosa dice nel verbale, ripeto? Quanto alla somma di... si capisce la domanda, per la verità, perché sono verbali proprio un po'... di 1,5 milioni mensili che ricevevo da Vasapollo Vincenzo. Si trattava di un rimborso speso per i miei spostamenti destinati al rintraccio delle persone da colpire. Questo ovviamente sarà l'oggetto di produzione, se vi dico. Presidente, io avrei... terminato, siamo d'accordo che devo tutti i verbali, se volete ve li elenco, relativi alle dichiarazioni rese dalla DDA di Bologna e oltre quelli contestati, quindi alla DDA di Firenze, questi
che abbiamo parlato in questi giorni, che sono esattamente per le difese 4 giugno 99, 10 giugno 99, 15 giugno 99, 17 giugno 99, 1 luglio 99, 7 luglio 99, 28 settembre 99, 6 ottobre 99, 2 novembre 99, 18 11 99, 18-1-2000 e 31 maggio 2000. Questi sono, oltre a quelli contestati nel corso interrogatorio, che sono il verbale di Firenze 1 febbraio 2005, il verbale di Reggio Emilia 93-83, verbale Tarquini 22-2-82, verbale materia 17-3-85, verbale materia 1-10-85, verbale materia 23-3-2006. Questo è l'anticipo, faremo la produzione sistematica questo mese. Per il momento avrei terminato. Presidente, in questi verbali si tratta solo di Ndrangheta? Sì. Solo ed esclusivamente di Ndrangheta? No, si parla di Ndrangheta e si parla di grafici stupefacenti collegati alla Ndrangheta. Questo. Poi si parla di omicidio di Campanile, ma l'abbiamo ampiamente contestato con il verbale 17-3-2005, poi si tratta di verbali che voi dovreste conoscere perché sono agli atti del procedimento, quindi non devo prendere fiato per diritto di te in questo verbale. Quindi dico che siccome sappiamo benissimo che non si parla solo di Ndrangheta, quindi stanno entrando altri temi che sono stati trattati. E allora lei fa l'opposizione o quali stanno entrando temi che sono stati affrontati in genere tramite il tribunale? No, ma siccome sì, questo è il problema. Li produciamo quasi inutile l'esame dell'imputata, no, no, allora, tutti i verbali, no, lei sa perfettamente che i verbali contestati, utilizzati per l'esame, certo, contestati, entrano nel frattempo. Siccome ci sono altre parti pubbliche, quei verbali, sicuramente la corte non è del tutto. Noi sappiamo, per tutta la tecnica, per tutta una serie di cose, la premessa è stata non risponderemo. Quindi, siccome evidentemente i verbali, ora io non li conosco, ma immagino ci siano degli intrecci, dei collegamenti, eccetera, nella misura in cui l'imputato fa una selezione netta tra le cose che vuole rispondere, quelle su cui non risponde, è evidente che tutti i verbali, nella misura in cui appunto le domande sono intrecciate, le vicende si connettono, gli interrogatori sono stati continui e le domande sono state collegate l'una all'altro, è evidente che non essendoci una disponibilità totale a rispondere, i verbali è. Che non possiamo metterci a dire, no, su questo può rispondere, su quest'altra parola non risponde. Per ulteriore precisione, i verbali su cui diciamo si è rifiutato, si è avvalso la Carrera a rispondere, sono quelli relativi alla DDA di Bologna, dottoressa De Simone e dottor Giovagnoni, questi sono. Le contestazioni che abbiamo fatto nel corso di queste due udienze e mezzo riguardano i verbali del 1 febbraio 2005, l'interrogatorio molto lungo citato 100 volte, verbale 9383, verbale 22282, quello che sono contestato questa mattina sui viaggi in Svizzera, verbale 173-2005 che riguarda l'omicidio di Campanile, verbale 110-2005 23-3-2006 che riguardano la vicenda dell'appartenenza di Bellini alla destra del SIVA, e alle dichiarazioni fatte nei confronti di Cromini, di Massa, dei viaggi di Carmazzi, eccetera. Questo è, non tutti i temi oggetto di contestazione. Tutti contestazioni, se vuole prendiamo i verbali e vediamo la contestazione qua. Per favore, chiedo scusa, se Presidente, potrei avere che ore sono? Sì, sono le 11:04. Adesso facciamo la pausa. No. Prego. Non c'è dubbio per parlare che hanno un'attinenza all'oggetto di questi procedimenti che sono stati sottoposti a contestazione possono entrare. Su questo non c'è dubbio. Ma se facciamo entrare tutti i verbali che hanno ad oggetto fatti estranei alle contestazioni mosse in questo processo, siamo in un altro caso. Avvocato, non ci sono contestazioni perché lui si rifiuta di rispondere. Cosa devono contestare? Io prima ho detto, se volete faccio domanda, lui dice non risponde, poi io dubbi i verbali. E però del Presidente ci facciamo prima a prendere il verbale, così è andata la cosa. Sto ponendo un problema. Se il deputato non risponde su fatti estranei
Ma perché il ponte sta in questo processo, la norma è la identica, si applica nello stesso modo, io penso di me. Noi stiamo valutando un imputato che ha una storia lunga di vicende, di situazioni, di personalità, che va valutata tutta, anche la parte dranghetista che non c'ha niente a che vedere con la strage, ci serve per valutare l'imputato, per capire che personaggio sia. E quindi entra anche qua. Questa è la vita, sono contorni. Appartengono alla vita successiva. Quella è una cosa che ma quello è quello fa parte delle valutazioni. Ma non sulle responsabilità. Avvocato, questa è una valutazione di merito. Cioè, lei dice non c'entra niente con la strage il fatto che sia stato un 'ndranghetista. La procura generale la pensa, credo, diversamente. Il codice dice che uno, la procura, la parte interessata, lei come difensore, le altre parti per il loro interesse, leggono e fanno la loro linea secondo l'impostazione che danno al loro procedere. Io credo che nella loro ottica, non dico che sia o debba essere così, nella loro ottica può avere senso impostare l'esame facendo entrare tutta la vita criminale di Belli. Io ricordo a me stesso. Ma lei non deve ricordarla a nessuno. A tutti. Il 133 prevede che si possa indagare sulla vita ante atta, sulle condizioni di vita, ma in vita della fede, sulle condizioni di vita successiva. Anche su quella dobbiamo interloquire, quindi sono tutti oggetti di prova e ne ricorda anche la vita successiva. Il 133, vale anche di vita successiva. Il 133 della pena, se permette, ci interessa. Va bene. Abbiamo fatto la questione della corte dei cittadini. Non possiamo interdire una strategia di parte. E poi sarà fondata, non sarà fondata. Perché? Questo è un procedimento in cui si intersecano i dati, si intrecciano le vicende. Non si può scindere un fatto dall'altro. Noi abbiamo sostenuto, questa è la nostra tesi che intendiamo provare, che il signor Bellini ha partecipato a questa strage per denaro, quindi ha ucciso delle persone perché era un sicario, e dimostrare che lui per tanti anni ha fatto il sicario, anche in anni successivi alla strage di Bologna. Oggi abbiamo sentito quel verbale di interrogatorio in cui lui ammetteva di prendere soldi, avere addirittura uno stipendio mensile per fare ricerche, rintracciare persone da colpire, colpire vuol dire uccidere, eliminare in questo messaggio. Quindi a noi interessa dimostrare che la sua carriera di sicario, cioè di killer a pagamento, non si è fermata sulla strage di Bologna, ma è proseguita nel tempo, ovviamente con effetti meno gravi, perché qui ci sono 85 morti, lì ce ne sono stati vari, però scanditi in tempi diversi. Quindi, a prescindere dal discorso della valutazione della personalità e della condotta successiva al reato, che è richiamata nell'articolo 133, seconda parte, numero 3, è comunque necessario valutare la carriera criminale di questa persona per capire se un crimine orrendo come la strage di Bologna possa essere stato da lui fatto, in concorso ovviamente con altri, per una questione di denaro. Questo è il tema. Per quanto riguarda poi il collegamento che c'è nei verbali che non attengono strettamente alla strage del 2 agosto con il tema odierno, appunto perché si parla di carriera criminale, appunto perché si parla di un profilo di un uomo che uccide per denaro, è necessario valutare questi verbali nel loro insieme, fermo restando che la Corte nel suo prudente apprezzamento potrà distinguere fra quelle parti utilizzabili che sono collegabili anche indirettamente con questa imputazione tra e le altre parti che non hanno alcun rilievo ai fini del fatto. Grazie. Va bene.
difesa di parte civile fa proprie le considerazioni della Procura Generale, aggiunge anche un altro elemento, il criterio di rilevanza, quindi sotto il secondo profilo di censura mosso dalla difesa, il criterio di rilevanza dell'acquisizione di queste verbalizzazioni attiene non solo al tema economico che è nell'impianto accusatorio l'aver concorso nella commissione di una strage per denaro, ma anche l'approfondimento e il dato conoscitivo che in quei verbali è riversato degli intrecci di potere che chiaramente in un iter di carriera criminale di un soggetto fanno un tutt'uno, perché quando si commettono dei reati si acquisiscono dei crediti, a volte si contraggono dei debiti, ma certamente si acquisiscono dei crediti idonei a essere fatti valere in varie circostanze anche successive. Quindi il fattore temporale non è una linea retta priva di richiami e di, come dire, possibili riattivazioni di rapporti e relazioni di interesse e di potere criminale. Chiaramente l'aggettivo è sempre, lo do per scontato questo. Basti pensare che non più tardi dell'udienza di venerdì scorso all'imputato Bellini sono state fatte delle contestazioni, e le ricito proprio per l'argomentare che sto svolgendo, del verbale del 18 novembre 99 già contestato, nel quale emergono la conoscenza di Nino Gioè datata nel 1981 e che si riattiva molti anni dopo in un contesto comunque di criminalità di altissimo livello, e lo stesso Bellini ha confermato l'affermazione del trasferimento a Parma grazie al dottor Sisti, direttore degli istituti di pena, che firmò il provvedimento di trasferimento, aggiungeva: io ho pensato su intercessione di mio padre. Quindi approfondire contenuti anche dichiarativi che rimandano poi a epoche successive ha proprio una rilevanza per capire quali sono stati gli intrecci di potere e il potere accumulato nelle imprese criminose da Paolo Bellini. C'è un altro profilo, quello del 133, la difesa lo ha citato prima, giustamente il collega dice leggiamolo tutto, nelle valutazioni della gravità del reato e degli effetti della pena, è un profilo se vogliamo secondario rispetto agli argomenti svolti dalla Procura Generale, ma comunque esistente, si valutano come noto i motivi a delinquere, il carattere del reo, i precedenti penali e giudiziari, in generale la condotta di vita del reo antecedenti e del reato e la condotta contemporanea e susseguente al reato, oltre alle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo. Quindi stiamo esattamente parlando di tutto ciò che il signor Paolo Bellini ha, da un punto di vista delinquenziale, compiuto in epoche successive. Per cui questo, ripeto, è un argomento, se vogliamo, secondario, collaterale, che ha un altro... un'altra declinazione nella valutazione della prova, ma che esiste e legittima ulteriormente le acquisizioni. Presidente, posso una semplice annotazione? Proprio su quello che diceva poc'anzi l'avvocato Speranzoni, sulla condotta, cioè sulla vita criminale dei Bellini, la Corte ha già acquisito dei dati, cioè abbiamo prodotto noi stessi tutte le sentenze emesse a carico di Bellini per condotte successive al 1980, quindi quelle riguardanti gli omicidi di 'Ndrangheta, è stata già prodotta la sentenza Stato Mafia che riguarda, quindi sono dati che la Corte è già in possesso, se questa è la rilevanza a cui si fa riferimento, ai fini della valutazione della personalità. Che Bellini sia stato un killer prezzolato, come si tende a dimostrare da parte dell'accusa e dalla parte civile, è già documentato almeno in parte su queste sentenze, sui rapporti che lo stesso ha avuto sia con l'Andrangheta e sia con quel mondo mafioso, se sia stato prezzolato o no, il suo intervento dopo si valuterà. Ma sotto questo aspetto la Corte è già in possesso di tutti i documenti. Quindi la necessità di far entrare parte di quei verbali, come ha sottolineato il collega Capitella, noi riteniamo in questa parte veramente inutili, se non limitate a quella parte che è stata contestata. Va bene, grazie. Ci ritiriamo.
l'avvocato Speranzoni in difesa di parte civile. Buongiorno signor Bellini, alcuni approfondimenti e qualche precisazione su risposte che lei ha dato nella scorsa settimana all'ufficio del pubblico ministero. Ecco, le chiedo conferma della conoscenza, il tema è campanile, ecco, della conoscenza di Alceste Campanile, se ho ben capito, fin dall'età, non dico dell'infanzia, ma dell'adolescenza, se ho capito bene. Ecco, quando è che era un compagno di giochi, ha parlato di giochi nei parchi pubblici, ecco, quando ha conosciuto, lo ricorda Alceste Campanile? Ci siamo conosciuti in quei contesti proprio dei giochi da ragazzi, però gli anni non me lo ricordo. Ma all'incirca, diciamo, eravate bambini, adolescenti? Gli anni non me li ricordo, non me lo ricordo. Comunque nell'età scolastica, ecco, nel periodo in cui eravate ancora studenti delle scuole superiori, qualcosa del genere, o prima anche? Superiori no, prima sicuramente, però prima, non mi ricordo prima. Ecco, poi ha riferito che è stato proprio Alceste Campanile a portarla alla Giovane Italia. Ecco, può essere preciso su questo punto? Io mi ricordo che andai con lui una volta su alla Giovane Italia, al Movimento Sociale. Poi dopo è arrivato il seguito. Ecco, perché la frase che lei disse la settimana scorsa è: fu Campanile a portarmi alla Giovane Italia. Quindi Campanile, io capisco, era iscritto alla Giovane Italia prima di lei. No, non so se lui era iscritto prima di me, o se non le posso dire questo. Ecco, però se l'ha portata dentro un'organizzazione giovanile. Mi ha portato dentro nel suo Movimento Sociale, e non è che mi ha fatto iscrivere lui. Lui mi ha portato, mi sembra la prima volta ci sono andato con lui, se non ricordo male. Ecco, quindi Alceste Campanile, prima dell'adesione al movimento Lotta Continua, ha avuto un periodo di permanenza e adesione al movimento Giovane Italia, al Movimento Sociale Italiano. Questo non lo so se lui fosse alla Giovane Italia o iscritto al Movimento Sociale Italiano. Io so che ero con lui. Adesso gli anni non li ricordo, a prescindere che io ho sempre il problema mnemonico delle date, e per me è difficile collocare, però io con lui andai la prima volta, mi ricordo, era quando non me lo ricordo. E il primo passaggio mio lì è stato insieme a lui, questo me lo ricordo perfettamente, poi dopo lì ho conosciuto degli altri ragazzi che frequentavano. Ecco, ma il fatto che allora vi conosceste sostanzialmente da prima, foste addirittura stati compagni di giochi, capiamo, nel periodo precedente alle scuole superiori, quindi eravate ancora degli adolescenti o poco più, il fatto che nella prima occasione di accesso alla Giovane Italia fu proprio Alceste Campanile a portarla, secondo quanto lei dice, devo dire, c'era un rapporto fra voi due. Non credo che un giorno in una piazza di Reggio Alceste Campanile dica: vieni con me alla Giovane Italia. Cioè, vi frequentavate sostanzialmente nel periodo, c'è stata una continuità di frequentazione, vi frequentavate nel periodo immediatamente precedente e successivo a questo primo contatto con la Giovane Italia? No, frequentazione al di là di quello che quando ci eravamo conosciuti come ragazzi. Poi io adesso non ricordo bene, non riesco a collocare il periodo e il posto. Quando noi ci siamo rivisti a distanza di tempo, andavamo lì al bar d'Anello, mi sembra, quello lì che era sotto, vicino, attaccato praticamente nello stesso palazzo del Movimento Sociale, lui, Giovane Italia, lui doveva andare su e dice: vieni con me che ti presento lì dove vado io. Ecco, quello è stato il mio primo approccio al... Ecco, e quando entraste chi trovò, chi le presentò? Avvocato, 60 anni, 50 anni. Guardi, l'aiuto, lei ha risposto a delle domande venerdì scorso dicendo che Roberto Leoni era il responsabile della Giovane Italia. Sì, guarda, riferito a quando io ho conosciuto Leoni, che lui era responsabile per l'Italia, riferito a quando ho conosciuto Leoni, ed era un riferimento poi a quello che è uscito. Il fatto che
era stato arrestato perché dicevano che era lui aver messo quelle confessioni, quel barattolo vicino alla sede del Movimento Sociale, ma non riferito a come si chiama, a Ancest. Ecco, però lei in sostanza dice che, riprendo le fila un po' del discorso che ha fatto la scorsa settimana, che l'infiltrazione, chiamiamola, per vedere se c'erano dei fascisti rosi, se c'erano dei legami di persone della Giovane Italia, dell'MSI, con altri che erano più facinorosi, lo colloca nel periodo 71-72. Poi dice che Roberto Leoni era il responsabile della Giovane Italia e dice, sempre in quelle prime dichiarazioni, che fu proprio Alceste Campanile a condurla, come sta dicendo adesso, dal bar alla sede della Giovane Italia, dove le furono presentate delle persone. Quindi temporalmente, facendo adesso mente locale su questi tre dati che le ho riferito, siamo in quel periodo storico sostanzialmente. Lei quanti anni poteva avere quando c'è stata questa presentazione alla Giovane Italia? Ma non me lo ricordo, comunque esattamente non me lo ricordo quanti anni potevo avere, avvocato, non me lo ricordo. Prima ci sono andato con Campanile e poi dopo ho conosciuto Leoni. Non è che prima ho conosciuto Leoni e poi ci sono andato con Campanile. Esatto, cioè quindi sostanzialmente prima va con Campanile, le presentano delle persone e il responsabile della Giovane Italia però risulta in quel periodo Roberto Leoni. No, io non ho detto che in quel periodo risulta Roberto Leoni, io ho detto che Roberto Leoni lo conosco dopo lo conosco, non è, lei mi può far dire delle cose? No, dopo, ma quando dopo? Ma che ne so io quando e quando, avvocato, con tutti gli anni che sono passati, io faccio un ricordo di quello che è successo. Poi, comunque Alceste Campanile frequentava, prima di aderire a Lotta Continua, il Movimento Sociale Italiano, questo è abbastanza noto, ma volevo saperlo anche da lei. Visto che la porta in una sede di un'organizzazione dell'MSI. Evidentemente frequentavo, mi ha portato su, evidentemente c'era. L'anno lo possiamo dire? Non me lo ricordo, no. Signor Presidente. Ma allora, il mio problema è da anni che lo dico, che ho dei problemi di collocazione di dati e di fatti. Sì, però io capisco, lei l'ha detto all'inizio, però alcune volte lei ricordi perfettamente, in altri momenti sì. Ecco, siccome lei alcune cose le racconta bene. Tratto gli argomenti, signor Presidente, perché mi sono studiato tutto il fascicolo degli atti, allora ci sono quelle cose che... E sono quelle che non riesco ad avere un... Ho capito. Prenda come punto di riferimento Bellini, per esempio, il periodo del servizio militare. Sì? Lo ricorda, no? Beh, quando ha fatto il servizio militare è un fatto piuttosto come che rimane impresso nella memoria di chi che sia. Forse a me un po' di più degli altri. Ecco, può essere stato prima o dopo l'espletamento del servizio militare questo passaggio alla Giovane Italia, questo contatto che Campanile le dà alla Giovane Italia? A me sembra prima. Prima? Sì, a me sembra prima, non dopo. O dopo. Non mi ricordo. Non esclude che possa essere stato prima, anche se non è a certezza. Non mi ricordo, può essere stato prima, non me lo ricordo. Ecco, Alceste Campanile quindi militava all'epoca, quindi siamo quantomeno nei primissimi anni 70, perché il suo omicidio avviene nel 75, sì. Nel giugno del 75, e lì certamente Alceste Campanile ha già aderito al movimento Lotta Continua, quindi siamo in epoca precedente. Ecco, era sostanzialmente una persona che frequentava l'area della destra del Messina e della Giovane Italia a Reggio Emilia nel periodo in cui la frequentava anche lei. In cui io mi sono affacciato e dopo l'ho frequentato, sì. Ecco, lei sapeva poi che successivamente Alceste Campanile aveva, come dire, orientato le sue scelte politiche in un movimento come Lotta Continua? Sì. Lo ha saputo in che contesto? Quando? Quando e da chi? O da che eventi, ecco? L'ho saputo nella conoscenza di quel periodo,
ne parlavano un po' tutti, lo si sapeva. Ne parlavano un po' tutti in quali ambienti? Nell'ambiente del movimento sociale, della Giovane Italia. Ecco, quindi lei sta ricordando che fu un tema di discussione nella Giovane Italia. No, io non ho detto che di discussione. No, ne parlavano, però ricorda che c'erano persone che ne parlavano. È stato parlato, sì. Chi erano queste persone? Ragazzi che frequentavano il movimento sociale. Ecco, può fare qualche nome? Beh, Leoni sicuramente. E altri non... Chi c'era quella voce? Comunque Roberto Leoni è una persona che lei ricorda, l'ha appena menzionata. Sì, ma vi ricordo anche c'era una professoressa che faceva le funzioni di qualche cosa all'interno del movimento sociale. C'era... Ecco, in che termini veniva discusso il passaggio di Alceste Campanile dalla vostra realtà a quella di Lotta Continua? Ma guardi, non è che io ero tutti i giorni lì, E il fatto che aveva voltato Campana, che aveva tradito. Aveva tradito quello che era lì, e aveva cambiato la condizione politica ed era passato all'estremismo di sinistra. Ecco, era considerato così, lo continua, era considerato, non voglio dire che era una cosa estremista. Ecco, nel periodo però 71-72, lei, su indicazione ci ha detto del senatore Mariani e del segretario dell'MSI Giorgio Almirante, sì, attraverso sempre la figura, sì, di suo padre, viene destinato sostanzialmente a capire se nella Giovane Italia e nell'ambiente missino reggiano c'erano connessioni con altre posizioni, più, le ha definite lei, facinorose, sì, estremistiche. Quindi quello che vorrei capire è, siccome è Alceste Campanile che la porta all'interno di questa realtà come primo veicolatore, ecco, il momento in cui le viene chiesto di appurare all'interno dell'MSI reggiano questo tipo di situazione, è di poco coincidente con questo periodo di accesso alla Giovane Italia? Ma io non mi ricordo se mi ero appena iscritto oppure no. Io so con precisione di quell'incarico che avevo ricevuto, che poi dopo l'incarico passerà anche su Parma, perché con Leoni andammo poi a Parma in quegli anni. Io quello che posso dire è quello, non è, ecco, che quando lei ho tenuto un registro maestro, prego, non è che ho tenuto un registro maestro dove ho segnato tutti i giorni che lo facevo. Però possiamo ricostruire con una certa precisione, in base agli elementi che lei ha fornito, il periodo storico. Cioè lei ha collocato con chiarezza la scorsa udienza nel periodo, nel biennio 71-72, l'incarico che Mariani e Almirante le avrebbero dato, e sappiamo che Alceste Campanile nel 74-75 era già in Lotta Continua, quindi il rapporto con Alceste Campanile deve essere sul piano logico necessariamente precedente, e così, sì, questo contatto nel movimento sociale italiano. Quindi stiamo parlando degli anni 70, 71, 72, forse 73, quindi è un arco temporale non così... Forse anche 69, 68. O 69, ecco, lei di che, ci ricordi di che anno è Bellini? Lei? Io del 53. Del 53, quindi poteva essere ancora minorenne quando Alceste Campanile la portò alla Giovane Italia. Io le ripeto, lei mi gira intorno, non so perché, di che cosa. Io non mi ricordo in che anno si fu questo fatto. Il fatto io me lo ricordo. Quando è che è uscito da quello che ha definito, se ricordo bene, seminario? Questo lo ricordate? No, non era seminario, lo dice lei. O doveva entrare in seminario? Era un collegio, io dopo... Ecco, in che anno è uscito da lì? Non me lo ricordo, io avevo... facciamo il conto, vediamo... 53, 63... Sì, le scuole elementari ci si va a 6 anni, e poi, allora, 6... anni, 59, 60, 61, 61, 59, allora scusi, alle scuole elementari ci si va a 6 anni compiuti, per cui nell'anno 59-60 ho fatto la prima elementare, 60-61, 64, 63, 64, no, 60,
64-65, poi c'è le medie, però io la prima media fui bocciato, per cui sono 4 gli anni. 69, quindi. Quindi 64, abbiamo detto? 65, 66, 67, 68, 69. 69. E io sono, dovrei essere uscito nel 68-69, dalla scuola media. Quindi ecco. Poi ho fatto un anno di ragioneria e poi non sono più andato a scuola. Quindi siamo nel 70 sostanzialmente. E l'anno di ragioneria mi sembra di aver fatto l'anno 69-70, allora, perché poi nel 70 mi sono sposato. Ecco, quando so dei riferimenti precisi riesco mnemonicamente ad arrivare. Ecco, quindi sostanzialmente è nel 70-71 che avviene questo passaggio con Alceste Campanile. No, questo lo dice lei, io non me lo ricordo, non lo so. Glielo ripeto, non lo so, potrebbe essere 68, può essere 69. Il collegio non ci sono stato 12 mesi. No, ascolti. Ci stavo i mesi della scuola. Quello che ha chiesto l'avvocato è se questo accesso al movimento sociale è prima o dopo l'uscita dalla scuola, dal collegio. Ma guardi, io non me lo ricordo perfettamente. Io so che al collegio io ci stavo tutto l'anno scolastico, poi dopo si andava a casa. Quindi, può essere che io ci sono andato che avevo 14 anni, che ne avevo 15, 16, non me lo ricordo. Sa perché glielo chiedo? Perché lei nell'esame che ha reso alla Procura Generale ha sostanzialmente detto che la sua vita, se invece di smettere di studiare avesse continuato, poteva prendere una piega addirittura religiosa. Ecco, penso quindi, proprio di sì. Ecco, no, quindi in quel momento, cioè c'è un momento storico di questo passaggio tra la fase degli studi e il fatto che lei smette di studiare e prende altre strade. Ma io smetto di studiare nel 70, perché mi sposo nel 70 ottobre. È proprio per questo diciamo, la ragioneria ha fatto un anno nel 1970. Ma è proprio per questo per cui avevo 17 anni. Che io colloco questi eventi indicativamente in quel periodo storico successivo agli studi. Avvocato, lei può collocarlo dove vuole, io non me lo ricordo sinceramente. Se volete farmi un'analisi, se volete fare un interrogatorio con qualche strumento che possa portarmi indietro nel tempo e vederlo, io sono disponibile. Se io non me lo ricordo, lei non può. No, obbligarmi a dire una cosa che io non ricordo. Abbiamo solo i criteri induttivi di formazione della prova, non la macchina del tempo che va ci bene, chiedono. Sì. Quindi il 71-72 però lei queste date le ha dichiarate. 71-72 c'è la cosiddetta infiltrazione in Italia e nell'MSI. Quello sì, perché quindi, dopo nel 72 sono andato in Portogallo, sì. Ecco, se le chiedono di infiltrarsi è perché lei fa già parte della Giovane Italia. Mi sa che io ero già uscito, eh? Quindi le chiedono... Quando ho fatto... aspetti, ero già uscito quando sono andato in Portogallo. Dalla Giovane Italia. Sì, perché nel 71, sì, nel 71 mi sembra l'affare Leoni, o 72. Il fatto di arrestarono Leoni per quel barattolo sulla porta del Movimento Sociale, ecco, non mi ricordo se fu 70, 71 o 72, non me lo ricordo. Io ero già, sono fuoriuscito in quel periodo. Comunque siamo in quel periodo. Nel periodo della Perleoni io sono fuoriuscito. Ecco, i punti fermi sono comunque che Alceste Campanile la introduce almeno in una prima occasione alla Giovane Italia. Io sono andato con lui alla sede, non è che mi ha introdotto, cioè che mi ha detto vieni, iscriviti, fai. Io la prima volta che ho oltrepassato, come si chiama? La porta. E sono andato e ero con Alceste Campanile. Che faceva parte quindi di quella realtà. Poi sì. Avete commentato il suo tradimento, sì. Poi c'è l'infiltrazione o la permanenza o il rientro all'interno dell'area missile della Giovane Italia da parte di Mariani ed Almirante e poi c'è l'omicidio di Alceste Campanile come sequenza. 1975. Un traditore quindi.
una persona no, era, che era considerato. Era considerato un traditore. Era considerato. Ha detto anche da parte di Roberto Leoni, quindi. Adesso quegli altri non me li ricordo chi erano, però mi ricordo che era così. Ecco, una cosa, lei ha parlato di obiettivo di moderazione di questa opera di infiltrazione, cioè l'obiettivo era quello di calmierare o informare di eventuali... No, io non dovevo calmierare, perché calmierare o meno sembra quasi che io devo prendere no, e dire agli altri non fate questo, fate male... No, lei ha detto che Almirante aveva come obiettivo politico quello di controllare all'interno delle vicende dell'MSI se vi fossero dei facinorosi, sì. Dei facinorosi e quindi la funzione della sua presenza, diciamo, all'interno era questa qui. Sì, poi è diventata quella. Ecco, le risulta che all'interno dell'MSI ci fosse quindi questo tipo di orientamento politico già nel 71-72? Lei poi è rimasto all'interno di quel partito, di quell'ambiente politico, cioè ha sentito dal punto di vista delle tesi politiche? No, a Reggio Emilia non c'era niente di trascendentale. L'unica cosa che era basato il discorso che mi fece Mariani era quello che sapevano che c'erano dei gruppi di persone che giravano per le sedi dei vari partiti, le sedi del partito, pardon, nelle varie sedi, e che cercavano di, come dire, preparare, discutere di queste cose. E c'era stato anche a Reggio Emilia un gruppo che era venuto a fare una preparazione di questo tipo. E poi mi ricordo che c'era stato... Quando è che dicevano che io avevo frequentato un corso di aggiornamento politico? Negli atti di processo c'è che dicevano che io avevo frequentato un corso politico di aggiornamento politico del Movimento Sociale a Cascia. Invece non ero io, ma era un certo Bellini, Renato Andrea, adesso non ricordo bene, c'è negli atti, c'è un papier dei carabinieri, c'è una relazione con tutti i nomi, Leoni era andato a fare quel corso. Sì, ma perché, questo non no, c'entra. Come non c'entra? Ci spieghi perché? C'entra perché in quel periodo era il periodo in cui c'era questa cosa di sobillazione. Se non mi ricordo se era il 70, se era il 71, o, no, il 72 no, perché nel 72 dopo... È successo che a Parma si è trovato queste persone e sono andati in Portogallo. Ecco, ma un attimo, l'episodio che... Siamo in quei periodi. L'episodio Bellini che la lega a Leoni, cioè lei ha parlato di un forte legame con Roberto Leoni. Sì. Di un legame addirittura di fratellanza. No, fratellanza proprio. Fratellanza non nell'accezione massonica, ovviamente. Insomma, eravate molto, molto legati. Era un legame un po' particolare, sì. Ecco, può spiegare perché lo definisce particolare? Particolare perché con Leoni andavo a Parma, con Leoni mi vedevo la sera. A Parma vuol dire non a vedere la Certosa, ma a frequentare i coniugi. La Certosa non è a Parma. No, i coniugi mezzadri. Andavamo a Parma, siamo andati un paio di volte al bar quando prima che lo distruggessero. Cioè, quindi, andavamo a casa dei Tanzi. Cioè, particolare vuol dire una confidenza stretta e una condivisione di relazioni sostanzialmente. Perché lo definisce particolare? Ecco? Particolare perché io mi sentivo, ero attratto da questo ragazzo che si muoveva in un certo modo e che aveva fatto anche questo corso politico particolare ed era per me una forma di agganciamento, però l'avevo visto, come dire, non eravamo... C'era un feeling, insomma, sotto il profilo della conoscenza, poi vedremo poi in seguito che c'è stato quello che c'è stato, insomma, con Leoni. Ecco, perché, le chiedo questo, perché Leoni, in base al suo racconto che ci ha ribadito alla scorsa udienza, è con lei quando sparate dal cesto campanile. Sì.
Ecco, ricorda se lei chiese espressamente in quell'occasione a Leoni di tirare anche lui un colpo, sì, addosso ad Alceste Campanile, a mo' di firma sostanzialmente. Sì, signore. Presidente, c'è opposizione, è già stata fatta questa domanda. Lo conferma? Non c'è una parte questa domanda. Allora, parte lo so che è stata fatta, ma in questo momento, in un percorso di esame che sta facendo l'avvocato, io una domanda messa in un contesto e messa in un'altra hanno un senso diverso. Quindi non è il fatto che è stata fatta. Rilevanza diretta in base a quella domanda là. Quindi perfetto. Quindi anche se è una ripetizione. Anche se una, a volte quando, non, le ripetizioni si devono evitare, ma a volte si possono fare, dipende dal contesto. Anche sul tema della credibilità la ripetizione può avere una rilevanza. Quindi lei d'altra parte i difensori di regola le rifanno le domande alle difese quando ritengono di farle. Come no? Essendo gli ultimi, come prevede il codice, per forza devono ripetere le domande. Difensori. Per forza no. Sulla credibilità? Se lei mi parla di credibilità, siamo in due, allora dobbiamo essere verificati. Perché lei mi ha fatto diventare generale di corpo d'armata e non è assolutamente vero. Lei mi ha fatto volare con Ugo Sisti nel processo parallelo Cavallini, mi ha fatto volare con Sisti per un anno intero e non è vero. Bellini, abbia pazienza, la credibilità. L'ho fatta volare io? Sì, sì, lei. Come? Mi dica Bellini. Lei ha fatto una dichiarazione, Bellini, consiglio il processo parallelo, sì. Lei mi ha fatto volare con Sisti dicendo che ho volato con Sisti tutto l'anno, svolassavano per lì. Tutto l'anno, dall'81 all'82, lo vuole che lo leggiamo? Adesso, Bellini, lei risponda alle domande, risponda alle domande. I suoi difensori a far rilevare le eventuali inesattezze dette dalle altre parti. Io eravamo partiti prima di questa interruzione dal fatto che fosse presente anche Roberto Leoni nel momento dell'omicidio Campanile. La domanda è, lei chiese a Roberto Leoni... Gli disse la frase adesso... gli passai la pistola e gli disse adesso firma anche tu, devi firmare, firma anche tu. Esatto. Per averlo stretto nella cosa, per cui tu se te la canti mi tiri dentro me, io non me la canto, non ti tiro dentro te. E rimane lì. Poi con Roberto Leoni c'è stato il seguito del fatto che tramite lui ho conosciuto la Niro Giuseppina, che era stata chiamata... Sì, no, ma non volevo... Allora... Bellini, guardi, no. Allora intanto le do questa... Sì. Allora, lei ha confermato quello che ha detto in questo verbale del 17 marzo 2005 davanti, per essere precisi, alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia, e questa era una domanda a precisazione che le ponevo per capire, così le spiego, perché tiro fuori il tema credibilità se non nascono polemiche inutili. Però perché dico credibilità? Per me non è inutile. E non è una polemica, è una constatazione di fatto. Sto cercando di spiegare. Una constatazione di fatto. Lei mi ha fatto un processo parallelo a Cavallini. E in quella sede lei ha detto quelle cose. Lei non può commentare quello che fa l'avvocato. Lei è qui per rispondere, è imputato. Se allora, vuole rispondere, risponde. Io sto, è il secondo processo che sto subendo. Se lei vuole rispondere, risponde. È il secondo processo che sto subendo, signor Presidente, perché uno è con Cavallini senza essere stato mai interrogato, chiamato. Allora, e adesso questo noi non siamo, non abbiamo fatto il processo Cavallini, quindi quello che... Mancava solo la condanna, c'è una senza condanna. Prego. Comunque, lei scrive la pagina del portale. Certo. È naturalmente pagina 22. Quint'ultima riga, per dare più celerità nel riscontro alla difesa, del verbale del 17 marzo 2005. Procura Repubblica di Reggio Emilia. Ecco, questo vincolo sostanzialmente che lei ha ben spiegato, cioè spara anche tu, firma anche tu, così tu non potrai mai fare una delazione su di me e viceversa. Cioè questo è un patto che si stringe, no? Ecco, aveva avuto come premessa, lo ha già in parte riferito, ecco, le chiedo però una precisazione, la sua attività di individuazione, di ricerca del luogo dove colpire il Campanile. È il luogo Le Fratte, lei ha detto. Ecco, sostanzialmente lei ricorda se Campanile fosse già stato visto e da chi in quel luogo, prima del momento in cui lei... si è detto di averlo visto e di aver deciso di colpirlo, ecco.
Allora, io avevo saputo, mi sembra sempre tramite Leoni, che Campanile frequentava Le Fratte. Le Fratte è il locale che adesso sopra un po' Cavriago, Montecchio, non mi ricordo bene dove era, perché io non ci sono mai stato, solo nelle vicinanze per vedere come era dislocato, mi sembra, ma all'interno mi pare che non ci fu mai andato. E sulla base di quello, quella sera noi stavamo proprio prendendo quella strada che porta a Cavriago e lì abbiamo trovato, facendo la curva, mi ricordo, di quel fabbricato che fa angolo e trovavamo Francesco Campanile che faceva l'autostop. Ecco, ma era già stato visto Campanile lì, capito bene da Leoni. Ripeto che io molto probabilmente lo seppi da Leoni, perché Leoni l'avevo incaricato, io non potendo io girare a sapere, poi dopo non ero esposto così, come si dice, e lui venne a sapere che se la faceva alla Fratta. Cosa vuol dire? La Fratta, era, aspetti, Le Fratte, esatto, sì, Le Fratte. La Fratta, detto bene. La Fratte. E difatti quella sera stavamo andando là praticamente per andare a vedere. Ecco, quindi Leoni sostanzialmente ci sta dicendo partecipava anche egli all'individuazione del... Gliel'avevo chiesto io di fare questa per me. Perché lei non poteva, diciamo, essere troppo in chiaro in questo. No, ne ha fatto in chiaro che io lavoravo, lui no, io lavoravo, lui non lavorava, lui aveva tempo da poter dedicare e per sentire e per parlare. Ecco, perché l'ordine da Massa Carrara di colpire Campanile era già arrivato, quindi. Quale ordine? Cioè, è Massa Carrara ci ha detto che stabilisce a un certo punto che bisogna colpire Campanile, bisogna farlo. No, a me l'ha detto la Tansi, non me l'ha detto Massa Carrara. A me fu la Tansi a dirmi che era da colpire, non fu Massa Carrara. Massa Carrara lo disse casomai alla Tansi, a me fu la Tansi a dirmelo, se non mi ricordo male. Adesso riprendiamo dei passaggi. Ecco, sostanzialmente comunque è Leoni che, incaricato da lei, si occupa di individuare dove accetta il Campanile. Si muove dove ha, diciamo, dove abitualmente si reca. Io non ho detto abitualmente, c'era che lui stava frequentando in quel periodo quel posto. Ecco, e quindi a Reggio Emilia non si riusciva a trovarlo, mi diceva. Frequentava una piazzetta di Reggio Emilia, adesso non mi ricordo quale fosse, se dentro San Prospero, una cosa del genere. Frequentare una piazzetta, ma come fai a prendere una persona nella piazzetta di giorno, di sera, in mezzo alla gente o meno? E poi deve considerare una cosa, che non dovevo essere io o noi a effettuare quel lavoro di successo Campanile, ma dovevano venire da Massa a fare questo lavoro. Il fatto è che fu un incontro, ecco, ma eccezionale. Esatto, però in sostanza lei ha detto correttamente, è la Tanzi, è la Franca Tanzi che dice. Allora vede che mi ricordo bene questo. Che dice, ecco, dopodiché però la mia domanda era, come dire, per una parte almeno precisa, cioè l'ordine di assassinare Campanile era arrivato, glielo ripeto, da Massa Carrara, era questa? Perché lei... Non è l'ordine che è arrivato a Massara che hanno ordinato a me di uccidere Campanile. La Tanzi mi disse... No, aspetti, no, Bellini. No, aspetti. No, l'ho capito. Ecco, io le leggo un passaggio a pagina 42 del verbale che lei rese nel 2005 che citavo prima, fine pagina 42. Le viene chiesto la Franca Tanzi cosa le disse e... la risposta è questa: da Firomini era arrivato l'ordine che Alceste Campanile dovesse invece essere eliminato e che l'organizzazione allora competeva in questo senso, erano quelli di Massa che dovevano venire a uccidere Campanile, le armi le avrebbe portate Pier Celso, che poi alla sera me le portò la moglie al pomeriggio e lui alla sera arrivò e mi diede in consegna le armi. Ecco, quindi in sostanza la dinamica è questa, la conferma questa dichiarazione? E certamente la conferma. Come? La confermo, sì.
Almeno quella, se lei me l'ha letta, l'ho detta sicuramente. Era Tanzi sostanzialmente che riceve da Firomini un ordine, Firomini è di Avanguardia Nazionale di Massa Carrara, e a Massa Carrara si decide per questo tipo di eliminazione. Ha già spiegato al dottor Proto la scorsa settimana anche la ragione più politica di questa scelta. Ecco, in questo ambito, diciamo, esecutivo, comunque, che arriva da Massa, al di là poi di come si svolgeranno gli eventi alla Fratta. Non è alla Fratta, è sulla strada per la Fratta. Sulla strada per la Fratta, cioè nel momento in cui viene assassinato Campanile. All'interno dei contesti di Avanguardia Nazionale e del gruppo di Parma e del gruppo di Reggio, il tema del tradimento di Alceste Campanile era un tema comunque discusso? Lei ricorda di aver sentito anche dal gruppo di Parma e dal gruppo di Reggio discorsi? No. Prima ha detto, diciamo, di no. Io per quanto riguarda Reggio era quello. Io chiesi alla Tanzi e alla, che mi era successo questo fatto con Campanile, del fatto che era venuto con delle taniche o meno, e lì si prese corpo questa situazione di colpirlo inizialmente con un'azione molto violenta, molto forte, ma non si parlò di uccidere, di sopprimere il Campanile. Sì, ce l'ho poi è arrivato quello ed è purtroppo successo quello che è successo. Ecco, un passettino indietro, Bellini. Cioè, quando Mariani e Almirante le chiedono sostanzialmente di monitorare gli ambienti della destra per capire, diciamo, se ci sono, cioè, derive di facinorosi, io capisco, ma me lo spieghi lei, che all'interno di quella realtà politica il sentore di questo tipo di problema c'era già. È così? Quale sentore di problema? Scusa. Dei facinorosi. A dei facinorosi era stata una richiesta che me la stava fatta. Io ero specifico in quello, ma quella era anni prima, era, mi scusi, 71, stiamo parlando del 75. No, 71-72. 71-72, esatto. Sta tornando indietro. È tornato indietro di parecchio. Ma certo. È una bella retromarcia veloce, sì. È una bella retromarcia veloce. Sì, va bene, lei sa che io ho dei problemi mnemonici. No, ma io non voglio creare la retromarcia forte, no, non diventiamo Bellini, Lei, Bellini, ha la facoltà di non rispondere, lei lo sa. Se risponde, deve rispondere, secondo quella che la linea che segue l'avvocato. Sì. Se poi lei non vuole rispondere, lo dice e basta. Abbiamo i verbali e non c'è problema. Va bene. Ecco, allora, sostanzialmente nel 71-72 le ragioni di questa infiltrazione, di questa sua funzione di informatore all'interno di questi gruppi che ha già spiegato, aveva come presupposto il timore di quel problema da parte di chi la invitò a fare questo tipo di attività, cioè c'era già un problema. Nel 71 avevano prospettato che c'era una possibilità di questo tipo, per cui monitorare, benissimo. Nel 75 è un'altra cosa. Nel 75 l'azione che io faccio non è diversa, perché è venuto lui con una tanica per bruciare, sì, ma io non per sto bruciare il locale. Non sto mettendo, non è, ma non no, sto, mi dica, non sto mettendo in relazione al Cesare Campanile. No, sto cercando di capire i rapporti che lei ha con Piercesso Mezzabri, Franca Tanzi e Roberto Leoni. A Roberto Leoni ha chiesto di firmare l'omicidio Campanile, e ha già detto che c'era un legame molto particolare, ci ha spiegato perché, e l'episodio del portone dell'MSI vado a memoria del 14 dicembre 71, quello che lei ha già raccontato alla scorsa udienza. Quindi, di cui io non ho né arte né parte. Roberto Leoni era il segretario, ci ha detto la volta scorsa, della Giovane Italia. Allora, può darsi che fosse, vorrei capire un momentino, diciamo, questo tema della violenza che l'ha vista partecipe di questa attività informativa, se si sta dicendo che, come appena detto, era un tema attuale nel 71-72, è un tema che comunque
cioè si è parlato di armi, di una serie di situazioni. Certamente... No, 71, 72 di armi, io non ho mai detto che si è parlato di armi. No. Io non l'ho mai detto. Parliamo dei periodi immediatamente. No, armi sono nel 75. Lei, di cui lei ha parlato. Di non cui... nel 71, 72. E lei dovrebbe far fare all'avvocato il suo lavoro. Perché così se lei lo interrompe e parla d'altro, divaga, eccetera, no, lui non va avanti, noi non comprendiamo niente. Beh, allora facesse dei riferimenti precisi, allora, perché se mi parla di armi nel 71, armi 71... I riferimenti sono quelli che sono. Lei risponde, dice, domanda sbagliata perché le cose non stanno così. Va bene, signor Presidente. Mi guardi, scusi. Passiamo a una domanda quindi più circoscritta e precisa. Lei ha usato una metafora militare la volta scorsa per definire Firomini Pietro un sergente o un capitano all'interno di Avanguardia Nazionale. Ecco, con riferimento a questo esempio che lei ha fatto, Piero Carmassi nella gerarchia metaforica di Avanguardia Nazionale che cos'era? Ma io Piero Carmassi non l'ho mai frequentato e non so niente di quello che lui faceva a Massa, se ha fatto qualche cosa a Massa. Io Carmassi l'ho conosciuto una volta quando sono andato in Spagna nel 76. Nel 76 con la signora Boni Maurizia e le ha regalato il suo mitra stemma. No, lui non mi ha regalato in Spagna il suo mitra stemma, me l'ha fatto dare da giù. Certo. E cosa stavamo dicendo, scusi? Che rapporto c'era se Firomini Pietro era un sergente o un capitano, cioè era un soggetto di spicco comunque in avanguardia. Ecco, se lei poteva collocare in una gerarchia di questo tipo Piero Carmassi rispetto a Pietro Firomini. Non lo conosco in modo da poter fare questo abbinamento che lei mi chiede. Poi il fatto di dire che era come un sergente, un capitano, era per dire, io delle volte uso delle terminologie un po' così, per far capire che aveva, diciamo che in quelle due o tre persone che ho conosciuto, aveva la voce in capitolo, ecco, era lui che aveva la voce in capitolo, non certamente il fratello e quell'altro, un altro che ho conosciuto. Ecco, le chiedo, perfetto, invece nel momento in cui siamo sempre nel 71-72, le dicono di fare questa attività informativa, suo padre Aldo che cosa le dice? Perché è stato suo padre Aldo a in qualche modo dire Paolino, lei ha usato questa espressione, si deve sacrificare, cioè che informazioni le diedero sostanzialmente quando la incaricarono di questo compito? Quale compito, scusi? Il compito di monitorare, di avere informazioni, ripeto, sul tema dei facinorosi all'interno della MSI e della Giovane Italia. E quello è il tema, è quello di osservare... No, a parte il tema, le diedero degli indirizzi, delle informazioni, le fessero qualche nome... Le dissero, come dire, le diedero qualche informazione loro prima che lei compisse questa attività? No, informazioni non mi ricordo come me ne abbiamo. Cioè sostanzialmente se qualcuno a me dice Speranzoni infiltrati in quel posto lì perché abbiamo bisogno di capire se le derive sono, come dire, di facinorosi eccetera eccetera. Ma quali nomi doveva darmi mio padre di Massa Carrara che non conosceva nessuno? Quali nomi io dovevo avere? Io a Massa Carrara lo vengo a imparare. Molto probabilmente, adesso non ricordo se fosse Sarzi Amadei che era andato in vacanza giù. No, ma lei ha detto che è stato infiltrato. Non, allora, lei inizialmente ci ha risposto la volta scorsa dicendo che è stato, diciamo, incaricato di informare di cosa accadeva nella Giovane Italia e nell'MSI di Reggio Emilia inizialmente. Quindi... Siamo su Reggio Emilia. Sì, ma prima parlavamo di Massa, adesso lei allora mi ha preciso. La domanda è, ascolti bene la domanda, quando le danno questo incarico, il senatore Mariani su input di Almirante e suo papà, le danno anche qualche, come dire, motivo della loro preoccupazione e del senso di questa richiesta che le fanno? Allora adesso è un'altra domanda, un po' più... No, è questa la domanda. Vabbè, non aveva finito, allora l'ho interrotta ancora, si vede. Quindi, qual è la domanda, scusi? Gliela ripeto. Grazie. Quando le danno questo incarico di infiltrarsi, di informare su cosa accade nella Giovane Italia e nelle MSI, come si è detto, coloro che la incaricano, cioè suo padre e il senatore Mariani, le danno qualche, le spiegano, le motivano la loro preoccupazione circa...
allora, cosa sta accadendo nell'ambito dell'MSI di Reggio Emilia? No, non è tanto di Reggio Emilia, mi scusi, il problema era, intanto non è che mio padre, è lui che fa parte del, mio padre era amico di Mariani e molto probabilmente Mariani gli ha chiesto qualche cosa perché aveva saputo forse che io mi ero avvicinato e il discorso era della politica nazionale che doveva avere uno sviluppo futuristico di una destra sdoganata dal fascismo, sdoganata dagli eventi storici passati. E mi scusi, è Mariani che le dice questo? Non mi ricordo se me l'ha detto, sì, penso ci fosse anche Mariani, se era Mariani mio padre, Almirante no di sicuro perché io non c'ero, non l'ho mai visto, mai conosciuto. Non mi ricordo se è stato quando siamo stati a Levico. Signor Presidente, chiedo scusa, io dovrei misurare la pressione perché già ce l'avevo 160 prima e la minima a 100. Chiedo scusa, avvocato, mi perdoni. Riprendo altri bellini due. Un momento, scusi, avvocato. Prego, prego, prego. Voglio ascoltarla bene, grazie. E mi dica. Mi sente? Sì, benissimo. Allora, guardi, altri due temi sull'omicidio campanile. Ecco, ha già detto che è Leoni che tiene a bada Campanile all'interno della macchina. Ecco, le chiedo se lei notò la reazione di Alceste Campanile quando venne tenuto all'interno della macchina, cioè quando Leoni poi lo fa entrare, lo mette dentro e lo portate poi nel luogo dove lo ucciderete. Non ha nessuna reazione di nessun tipo, mi ricordo, e come se fosse un gioco, come se fosse uno scherzo. Le leggo questo passaggio del suo verbale del 2005 che citavo prima. L'ha messo dentro al gente Campanile, era pietrificato. Pagina 19 ed è inizio pagina 20. L'ha messo dentro, al ceste Campanile era pietrificato. Io mi ricordo la faccia del ragazzo quando è entrato, di quelle bianche cadaveriche, proprio si vede la smuntura. Lo conferma questo passaggio? Certo, lo confermo sì, ma come l'ho detto non c'è stato nessuno, perché lei mi ha chiesto reazioni. Le reazioni è uno si agita o rimani inebetito e fai quello che ti dicono oppure ti agiti. Lui non si era agitato per niente, io mi ricordo, tanto è vero che sì. Leoni lo teneva a bada con la pistola e... È rimasto solo pietrificato e sì. è sbiancato. Mi sembra di sì. Ecco, lei invece dopo l'omicidio ha provato eccitazione ed euforia? Eccitazione? Sì. Euforia non me lo ricordo, ma non penso. Allora, le leggo un passaggio di pagina 22 dello stesso verbale. Sì. Lei parla di che cosa, di che reazione lei stesso ha dopo l'omicidio. Sta parlando dell'omicidio, ti mette in uno stato anche di disagio, di soggezione, nello stesso tempo anche in uno stato di euforia, nello stesso tempo hai, non dico un'eccitazione per carità, ma forse l'adrenalina, o cosa per esso, ti dà un qualche cosa, un'esperienza, essendo stata la prima per me, che ha quasi del sovrannaturale. Conferma queste dichiarazioni? Io confermo le dichiarazioni che ho fatto, però da come lei mi ha fatto la domanda, mi scusi, sembrava che io avessi accettato un'euforia di gioia, di piacere, non è così, perché poi rimarrà per me il fatto di Campanile una fonte di struggimento interiore, di quelli che fanno paura, e quando mi diagnosticano quella malattia che c'è una parola che dice che praticamente non si sa da cosa derivi, ma poi sono cose che malattie che derivano sicuramente da delle violenti non trovo la parola che mi disse il dottore, il professore, che emozioni di non di emozioni di esperienze, ma un'esperienza di quando tu fai una cosa che non sai che non dovevi fare, che ti procura dentro
un senso dolore, di colpa, ma molto dolore, molto, non mi ricordo il termine, adesso quando me lo ricorderò glielo farò sapere. Comunque, in sostanza, ecco, si spieghi questa esperienza sovrannaturale, perché lei la definisce sovrannaturale l'omicidio? Perché non avevo mai sentito questo, questa cosa che non sai definire, è come... Lei ha mai preso un terremoto in piedi all'aria aperta in campagna? Anche lì è un'esperienza che è terribile, perché ti senti terreno, io l'ho preso purtroppo, ti senti terreno che ti scuote sotto, non sai cosa sta succedendo di notte perché non vedi le piante che si muovono, non vedi case che ballano, non vedi niente di quello, il tuo cervello che non è abituato a quella cosa ha una reazione di imbecillità, di, come posso dire, non so cosa dire. Io con il fatto di Campanile ho provato delle cose sovrannaturali. Ecco, lei infatti a tal proposito definisce quella situazione sovrannaturale due righe dopo come uno schermo che si allarga. Beh, avrò, non so, si vede che avrò visto qualche cosa allora, non lo so, l'adrenalina che ti sente tutto in un corpo che ti sale, non te lo so dire, io ho descritto quello che ho provato. In quel momento e lasciamo perdere. Ecco, adesso invece passo ad altre domande più specifiche su tutt'altri temi. Ecco, prima rispondendo al dottor Proto sul tema 'ndrangheta e sul tema economico, lei ha giustamente detto: ma le sembra che io vado a fare le attività senza chiedere del denaro. Ecco, le chiedo, no, per questa attività in sostanzialmente ha posto il tema economico al centro della risposta, ma non è questo che mi interessa, la domanda è tutt'altra. Quando lei andò in Portogallo, ecco, visto che anche quel viaggio è impegnativo sul piano economico, la permanenza in un paese estero, cioè le venne garantito un qualche emolumento economico per fare quell'attività e da chi? Allora, io tengo a specificare quello che ho detto prima. Non so che lei aveva detto una cosa che, vabbè, me la sono già dimenticata. No, ma in generale, Bellini... No, parlavo di, cioè, parlavo diciamo, dell'introduzione che faccio... Lasciamo perdere l'Andrangheta. No, dell'introduzione, ecco, l'Andrangheta. Io non ho mai detto che mi facevo pagare... Lei l'ha detto. Parliamo. Lei la domanda è se lei ha avuto per il viaggio in Portogallo un emolumento economico che le garantisse le spese di viaggio, la permanenza lì... No, l'emolumento, allora, le spese di viaggio è una cosa, l'emolumento economico perché tu sei andato là, io ti pago qualcosa, questo non l'ho mai avuto. Beh, allora, le spese di viaggio qualcuno gliele ha pagate? Le spese di viaggio, mi ricordo che fu mio padre, mi sembra, non mi ricordo bene. Comunque le fu garantito almeno il costo del viaggio da qualcuno? Sì. E l'attività che lei avrebbe dovuto compiere lì sarebbe stata in qualche modo retribuita o comunque... No, gliel'ho già detto di no. Spesata quantomeno. L'ho già se detto lei fosse rimasto no. Infiltrato nel contesto portoghese per 6 mesi, un anno, i costi di permanenza lì chi li avrebbe sostenuti? Se stavo lì come infiltrato? Ma io non dovevo, attenzione, io non è che dovevo andare là per infiltrarmi, per stare lì una vita, io dovevo solo stare... per vedere se c'era la possibilità, se c'erano altri fuoriusciti che vivevano lì, se questi fuoriusciti avevano delle agevolazioni di un qualche cosa, se poi quando mi fecero a me, mi scusi, quando mi fecero a me la proposta di chiamiamolo asilo politico, e poi mi avrebbero destrato per mandarmi poi in Angola o in una delle loro colonie, io gli dissi. Questo sì, però. E me ne rientrai. Telefonai a casa a mio padre e mi feci fare il biglietto del volo dell'aereo con l'Alitalia. L'Alitalia mi chiamò che il volo era. Il biglietto era all'aeroporto. Io ho preso il taxi, sono andato all'aeroporto e me ne sono tornato in Italia senza di niente a nessuno. Sono rientrato a casa. Che io dovessi stare fuori, fare la vita del rifugiato politico e poi dopo è nel modo più assoluto. Il mio compito era un altro, quello di andare là. Ecco. Era quello diverso, di verificare e vedere se c'erano altri elementi o parmesi o italiani là e quali erano le condizioni. Se tu andavi là e dicevi che avevi dei problemi e volevi, cosa succedeva? Quando mi hanno fatto quella proposta io non l'ho accettata e me ne sono andato.
senza emolumenti, senza, ma perché doveva fare bene ricevere del denaro in cambio di fare quella cosa? Ma perché altra domanda. Lei la volta scorsa, rispondendo alla procura generale e riferendosi al periodo in cui Balugani indagava su di lei, disse che un ispettore della questura di Reggio Emilia, leggo la sua dichiarazione, ha avvertito il suo fratello Guido Bellini che Balugani indagava su di lei per poterla. No. Aspetti. Poi ha riferito che era l'ispettore Procaccia della questura di Reggio Emilia ad aver dato questa informazione avvertendo suo fratello Guido Bellini. Allora, la domanda che le faccio è, innanzitutto, lei quando conosce l'ispettore Procaccia? Quando conosco io l'ispettore Procaccia? Io l'ispettore Procaccia lo conosco nel processo, dopo il processo dei mobili. Sì, dopo il processo dei mobili, quello che è sfociato con la sentenza dei Bernini, delle sentenze di Reggio, il dottor Marani e Soda, e adesso la data chissà cosa. Ecco, il suo fratello conosceva l'ispettore Procaccia? Sì. Allora, guardi, lei mi fa una domanda in un modo e poi mi espone una domanda in un modo e poi mi fa la domanda in un altro. Beh, ma non si magari non deve parlare neanche no, come io le faccio le domande, perché io le domande le faccio come ritengo. Lei sembra che più che al contenuto della domanda, guardi a quello le domande potrebbero arrivare. No, non è come se lei avesse timore di poter cercare di capire dove l'avvocato lo vuole portare. No, e lei non ha niente. Se questo timore forse posso dare l'impressione che ci sia, è proprio perché svolge prima un argomento, poi dopo la domanda è tutt'altro. Se lei... Posso rispondere prima perché lei, mentre espone queste domande, dice delle cose che non sono veritiere. Ma se mi ha detto che lei lo ha conosciuto e anche suo fratello lo conosceva, queste sono le risposte. Che non sono... Sì, però lei, nell'esposizione che lei ha fatto della domanda inizialmente, ha detto, adesso non mi ricordo se le vuole rileggere oppure la ricordiamo, mi ha detto una cosa come se ci fosse un qualche cosa di particolare, cioè, che quella cosa non era guardi, così. Va bene. E le domande sono, suggestive o tali da poterle indurre in errore. Gli avvocati suoi sono qui per questo, saltano su e lo fanno rilevare. Se non l'hanno fatto, vuol dire la domanda è normale. Va bene. Allora, non è che dormo, no? In sostanza, ripeto, Guido Bellini, suo fratello, conobbe l'ispettore Procaccia, aveva un rapporto di conoscenza e a quando lo colloca temporalmente? Allora, guardi. Se ne ha memoria. Io ho memoria di quella è una memoria che... è fondamentale per quel periodo e poi purtroppo mi sono riletto le cose e ci sono delle cose che non si sanno. Innanzitutto il maresciallo Balugani non stava indagando su di me, ma stava indagando su di mio fratello. Lei ha detto che indagava su di me. No, non ha parlato di... Stava indagando su mio fratello. Oh. Procaccia avverte Guido del fatto che Balugani sta indagando su di lui, non su di me, per su di lui. Pregarlo, diciamo sì, un eufemismo. Sì, sì, no. Ecco, la domanda è com'è che un ispettore della questura capisce di Reggio, si avvicina a una persona, tra virgolette, indagata o di cui un altro suo collega si sta occupando e lo avverte. Ecco, andiamo al dunque, ecco, questo è il punto. Io non lo so, e la motivazione perché loro erano in stretto contatto di quel tipo. Una cosa che mi disse e mi raccontò mio fratello fu proprio quella invece che non andava genio parecchio in questura le metodologie che usava Balugani nei confronti, che aveva usato nei confronti di me, che stava usando nei confronti di mio fratello. Cioè era una ripetizione, una fotocopia di quello che era già successo a me nei tempi addietro. E difatti quando la signora si chiamava, soprannome Giandona, Rinaldi Tiziana, andò a parlare con Balugani e voleva farla diventare una confidente per nascondendola da un fatto certo e sicuro che era lei insieme a un'altra donna che andavano a fare le visite
alle chiese dove poi andarono a rubare Guido e Stefani Ugoletti, va bene? E mio fratello, la cosa non è che stava davanti alla questura, al portone della questura, che è in una via particolare, e guardava e aveva avuto, come dire, una soffiata che era stata in cui uno sarebbe andato. Ha saputo il giorno stesso, la mattina dopo, ha saputo che cosa era successo in questura con Balugani. E l'ha detto mio fratello, che ha perso sicuramente il self control, ha chiamato la signora e lui l'ha minacciata per telefono, tant'è vero che c'è una registrazione intercettazione forte, anche troppo forte, e da lì poi siamo andati avanti. Lei ha avuto come referente in questura Reggio Emilia l'ispettore Procaccia, lei Paolo Bellini? Referente cosa intende? Referente vuol dire che ha interloquito negli anni anche successivamente con l'ispettore Procaccia, è stato un punto di riferimento che lei sapeva di poter contattare? Sì, è stato un punto di riferimento con il quale io ho potuto contare, ma contare in che senso? Non è che mi ha fatto dei favori o altre cose, che io ho contato su di lui, poi in seguito anche per un aggancio diverso da quello che era quello che stavamo facendo in quel momento. Cosa significa aggancio diverso? Significa che un giorno ho dovuto chiedere aiuto a lui per vedere terze persone più di un altro organismo, sempre dello Stato. E qual è l'altro organismo dello Stato? E quando io mi sono incontrato a Milano con, mi sembra, della DIA o meno, con degli ufficiali della DIA, i quali dovevo fare un certo discorso. E quel giorno, mentre io ero su a Milano, uccisero Vasappollo Nicola a Reggio Emilia. Per cui la data è quella, io non me la ricordo, ma la data è quella. Però questo fa parte di quel discorso, di quelle notizie, delle quali io non vorrei parlare, perché mi sembra quasi di subire le revisioni dei processi di sentenze già passate in giudicato o che sto scontando. Se ci sono delle revisioni di processi, facciamo le revisioni, e nelle revisioni dopo io parlerò di tutto quello che c'è da dire. Le pongo un'altra domanda invece, Bellini. Facciamo un salto nel 1977 in Brasile, nel momento in cui lei ha già fatto dei riferimenti a Bruno Orsi, abbiamo detto Ugo Mistura, sì. Se ne ha già parlato. Allora, nelle dichiarazioni spontanee che ha fatto, direi nel settembre scorso, ha fatto riferimento a una donna di nazionalità brasiliana, se ricordo bene può essere Angela Maria da Silva, una persona con cui lei ha intrattenuto anche, ha detto, una relazione, è nata una simpatia, disse subito. Io ho ottenuto relazioni con tutte e due, sia con la Suelin, che adesso non mi ricordo se sì, parli esatto, di cognome, esatto. E la... aspetti, e Angela, sì. Angela, poi non mi ricordo che cosa. Aveva una relazione con tutte e due. Angela Maria da Silva Rangel, sì. Allora, da Silva sì, perché fu lei che mi dette il cognome in pratica. Da Silva. Ecco. E sì, l'ho conosciute. Fu una delle due che sapeva che c'era questa, mi sembra, adesso non mi ricordo bene come fu fatto, che c'era questa, proprio una legge brasiliana, che, o una, non so se è una legge o una normativa, che diceva che se tu ti presentavi con due testimoni facendo un'autodichiarazione di nascita, ti veniva rilasciato che non è proprio un atto di nascita, un qualche cosa che dopo tu andavi in un altro ufficio, lo presentavi, lì veniva timbrato, veniva... insomma, da quel documento lì tu potevi fare tutti i documenti liberamente nelle normative della legalità brasiliana, partendo naturalmente da una mendacità detta da me in quel momento. E così è stato, di una semplicità incredibile. Ecco, le chiedo, ricorda se intervenne un qualche militare in rapporti proprio con la Sueli per
aiutarla in questa creazione di documenti falsi, o meglio, di ricreazione di una falsa identità, per essere più preciso? Ma guardi, a me non è mai stato detto che c'era una conoscenza fra chi mi ha fatto la visita medica per l'udito, per avere la certificazione che avevo, come si dice, che ero sordo o sordo muto, adesso non mi ricordo se uno o tutti e due le cose, perché eravamo stati in un centro di Rio de Janeiro di sordomuti, avevo avuto una prima certificazione, quella naturalmente falsa completamente. Fui sottoposto alla visita da un ufficiale medico, e mi si portò la... non era la Angela, la Sueli. La Sueli, sì, esatto. Sì, mi ci portò lei, organizzò lei quella cosa. Dice: no, ci penso io per il riservista, ti faccio la... riservista vuol dire che non fai il militare, insomma. Sì, cioè si occupò lei sostanzialmente di agevolarmi. Sì, no, di agevolarmi. Perché deve dire agevolarmi? Io non ho detto agevolare. Si preoccupò lei di farmi la richiesta, di farmi le modalità. E quando fu fissato il giorno della visita mi accompagnò lei. Sa perché le dico, guardi, senza polemica, Bellini? No, prego. Perché esiste un documento agli atti già della Corte, dove si ricostruisce tutto questo passaggio e leggo, a virgolette, non sono mie parole, anche il termine agevolato. Sueli, tramite un amico militare, avrebbe agevolato Paolo Bellini a ottenere il registro militare. Sì, chi l'ha detto quello? Questo è una relazione dell'autorità brasiliana dell'aprile 1982 che recepisce una dichiarazione proprio di Sueli. Sì, che è quello che ha presentato lei. Quello che? Ha presentato lei, avvocato. Sì. Lei chi? Lei. Io? Lei, sì. Certo. Li ha presentati lei anche nel processo Cavallini, vero? Se lei è informato di questo, me lo dica. Sì, sì, mi pare che abbia presentato. Ha seguito il processo Cavallini? No, io non l'ho seguito come pensa lei che l'abbia seguito. Quando no, io non penso niente, io gli ho chiesto se lei l'ha seguito. Ho ascoltato alcune registrazioni che mi sono interessate, sì. Come alcune... penserei io, Paolo Bellini? Comandi? Come penserei io, come presuppone che lei io pensi nel farle questa domanda? In che senso? Lei no, ha detto... che lei ha trovato... da una fonte libera delle cose, le ha presentate da qualche parte e queste cose però avevano già veramente gemmando, è una fonte governativa brasiliana, gemmando una sentenza che queste cose qui, questi documenti, gli originali sono nella sentenza di Reggio Emilia, perché sono state prodotte dalla mia difesa al dottor Tarquini, gli originali, fogli originali, e c'è tutto, è semplice, è giusto come dice lei, ma è giusto anche come è là, nel senso che quei documenti lì sono di una facilità estrema nel prendere, non c'è bisogno di avere protezioni da niente. Poi se la Suelin, mi scusi, poi se la Suelin, quando mi ha portato a fare la visita che ha organizzato lei, la registrazione, tutte queste cose, è stata aiutata, agevolata o agevolato, questo io non glielo so dire perché davanti a me non è successo niente, non sapevo niente di questo. Io ho fatto la mia visita che a momenti mi rompe un orecchio e ho preso il riservista militare dal quale l'esonero praticamente. Poi lì è iniziato l'iter per la ricostruzione di tutti gli altri documenti con la sua cadenza di regolarità. Perché lei sostanzialmente, ho capito bene, cioè venne dichiarato sordomuto in questa situazione? Io non mi ricordo perfettamente se nell'istituto dei sordomuti potrei fare questa confusione. L'istituto dei sordomuti è che io fossi stato messo come sordità o come sordità in mutismo. Ma se fosse stato anche in mutismo, secondo me avrei dovuto fare anche un'altra visita, non solo quella dell'udito. Mi fece questa visita e l'ho superata. Perfetto. Un'ultima domanda. Ecco, lei è intervenuto durante l'esame di Piercenso Mezzadri, sì, definendo barzellette quelle che Mezzadri stava riferendo. Sì.
Ecco, può dare una motivazione di questo intervento che ha fatto e di questa definizione che ha dato? Bisognerebbe, perché io mi capita che sto parlando di una cosa, poi me la dimentico subito, l'aggravarsi. Vabbè, non mi ricordo. Guardi, io non mi ricordo che parola ha detto lui per fare scattare in me questa reazione. Se riascoltiamo quelle parole in quel momento, allora potrò riagganciare il fatto. Diversamente, non lo so che cosa ha detto, non mi ricordo che cosa ha detto. So che lui nella sua esposizione di quei fatti, come è successo anche con qualche un altro, nell'esposizione di quei fatti, lui ha detto qualche cosa che non corrispondeva alla realtà di quello che era accaduto o a una verità. E allora a me la pressione mi è salita un attimo e ho detto quello che pensavo. Che cosa avevo detto? Che erano barzellette. Barzellette, sì, vuol dire barzellette, non che raccontare, nel senso che stai dicendo delle cose che non sono vere, che non esistono. Mi sarebbe riascoltare cosa ha detto, a meno che non fosse, non mi ricordo, mi sembra che in quel momento stesse parlando di amicizia con mio padre o una cosa del genere che non era assolutamente vera, mi pare, o una cosa a quei livelli, perché no, che lui era andato, adesso non mi ricordo bene, che lui era andato dall'amico, non amico di che? Mio padre è amico di Tanzi, non poteva esserlo di sicuro. E poi lui è andato dopo che io ero scappato, è andato, ma se io gli avevo sparato contro il furgone nel 1975, lui è andato su da mio padre a fare che cosa? Ma lo sai, c'era stata una come dire, fra me e lui, una schermaglia mica piccola, tanto che io gli sparai al furgone suo, da quelli da fine 75 non l'ho più visto, ciao, come si chiamava? Piacesso, per cui mi pareva strano che lui fosse andato da mio padre, però se c'è andato, quello devo dire, e che soprattutto chiamarlo come amico, si è andato a interessare, vabbè, sono cose che ha fatto lui, ma non sicuramente amico di mio padre, mi pare che fosse quello il senso, mi pare che fosse quello il senso, poi potrei confondere, io vi chiedo, mi mette scusa, ma un'ultimissima cosa, Bellini. Le esibisco una fotografia che ha agli atti del fascicolo che lei avrà probabilmente visto. Sì, prego. E ecco, le chiedo se è lei il ragazzo giovane rappresentato nella foto e chi è la persona che è alle sue spalle. Allora, questo qui sono io, che quel giorno lì vede evidentemente per sposarmi erano venuti fuori anche brufoli. E questo signore è un amico e un socio in affari di mio padre, un petroliere, uno che lavorava con il petrolio ed era questo è stato il mio testimone di nozze e viveva di fidenza. Lei è sicuro che sia il giorno delle sue nozze questo sì. o in epoca precedente? No, questo è il giorno delle mie nozze perché c'era questo signore mi sembra che sia stato il mio testimone di nozze. Ecco. Questi due nei che lei ha su. No, io non ho due nei, ne ho uno solo. Questo è un brufolo e questo è un brufolo. Questo è un neo? Questo è un neo, sì. Ok, sulla guancia destra. È sulla destra? Sì, sulla destra. Non era sulla sinistra? No. Sulla destra. Sì, sulla destra. Per adesso ho finito, grazie. Prego. Sì, una domanda. Lei mi ha detto. Non sono domande. Presidente, a posto. Sono altre domande? Sì, contraddanno, non so se ha bisogno di una pausa, se no sono veloci e molto precise. Io non mi sento dei dolori in questo momento, la pressione mi. Buona, capito che sì, non ci sono problemi. Guardi, ma molto velocemente le volevo chiedere questo. Lei prima a domanda dell'avvocato Capitella ha detto che si è recato due volte nello studio di Mariani quando è rientrato in Italia nel 1977. Sì. Ecco, si ricorda l'indirizzo dello studio di Mariani? In quale studio si è allora, recato? Allora, guardi, io so che era l'indirizzo di un'isola
non mi ricordo se era via Sicilia o via Sardegna, una delle due, perché okay. Mi ricordo che aveva lo studio in un indirizzo che era un nome di un'isola. Poi io non so se era Sicilia o Sardegna. Era Sardegna. E Sardegna? Ah, bella, la Sardegna mi piace, sì. Senta, chi le diede l'indirizzo dello studio? Chi le diede l'indirizzo dello studio di Mariani? Io non mi ricordo chi mi diede il passo dello studio. Ok, comunque okay, penso che se io non ce l'avevo l'avrò sicuramente chiesto a mio padre, indubbiamente. Bene, ecco, per venire alla curiosità della Corte sulla vicenda di Mistura, prima sì. Il Presidente l'ha chiesto se sapeva se Mistura era collegato all'Avanguardia Nazionale. Sì. E lei ha detto assolutamente no, non ha mai fatto politica. Che io sappia, non ha mai fatto politica. Che lei sappia, benissimo. Io sappia. Lei è a conoscenza della circostanza che Gaggetti Fulvio, quando studiava a Parma, aveva preso alloggio in un'abitazione di Mistura? Quando studiava a Parma, Gaggetti Fulvio in un'abitazione di Mistura, lei la conosce questa circostanza oppure no? No. Ecco. Ma siete sicuri? Questa circostanza, Presidente della Corte, l'ha riferita il testimone Marotta all'udienza del 29 giugno, mi pare, 29 settembre 2021, adesso prendiamo il pezzo. In quell'informativa da cui poi risultava, questa era un'altra domanda. Sì. Mistura, Gaggetti, quando venne in Brasile, dove andò ad alloggiare? Gaggetti e Piromini, nel 77, quando vennero a casa mia. Vennero a casa sua, sì. In Brasile? Sì. Ok, non andarono a casa di Mistura, alias Orsi Bruno, che lei sappia. Ma la casa era intestata, l'affitto era intestato a lui sicuramente, ma lo pagavo io per Mistura. Ecco. Dopo di fatti si divise tutto. Ecco. Ma la casa, ma io penso che ci sia forse un po' di confusione, perché io sono sicuro che Gaggetti quando era a Parma viveva con Giulio a Parma, non a Fidenza, punto primo. Punto secondo, quando sono venuti a vivere da noi, non poteva essere l'altra parte. Vivere da voi dove? Da me, da dove io ero con Ugo Mistura. In Brasile? Sì. Questo è quello che dice lei. Adesso sì. Noi abbiamo una deposizione di un dirigente Radigos che fa riferimento a degli atti che adesso andremo a verificare, in cui diciamo, si dicono cose parzialmente diverse. In particolare quella che le ho detto prima, se le risulta che Gaggetti abbia dimorato quando era studente a Parma, quindi prima della rapina eccetera eccetera, presso un'abitazione di Mistura, e lei mi ha detto non mi risulta. Io non ne so niente, io so che loro vivevano insieme tutti e due a Parma, poi non ne so assolutamente niente. Ecco, va bene, io potrei sì. Leggere la deposizione di Marotta, però ne prende altro, no, e basta, se vuole lo leggo, nella deposizione del dottor Marotta resa all'udienza del 6 ottobre 2021, pagina 87 della trascrizione, c'è scritto per l'appunto, ecco qui, dottor Marotta, il discorso è un po' complesso, dice Gaggetti c'entra in relazione al fatto che in quel periodo aveva preso in affitto un appartamento intestato a Mistura Ugo, sempre a Fidenza. Ma in che anno? Che non sia un'informativa che era sbagliata, no, che quando lui era in Svizzera, in Brasile, si dice che era lì a casa della moglie, poi si parla di un certo Antarctica. Questa è una storia ricostruttiva a posteriori, sì, dell'attività fatta nel 77-78 e a seguire di Gaggetti e Piromini, ho capito? L'informativa è un'informativa del luglio 1983 della Digos di Massa, ma che ricostruisce a ritroso, sulla base di informazioni che ha la Digos, la vita di Gaggetti. Questo è, non so se è stato chiaro. Io lei penso che sia stato chiaro, a me non risulta. Okay. A me non risulta. Però ha risposto, A me non risulta. Ha risposto perfettamente. Era, diciamo, per venire incontro. A me non risulta. E poi scusi, se gli avesse dato l'abitazione Mistura, in che anno gli avrebbe data? Se Mistura era in... Prima che andasse in Brasile. Ah, prima. Certo. A lei questo dato non risulta. Va no. Bene. Senta, dunque... volevo chiederle questo. Lei ha fatto riferimento prima, dice, quando è tornato dal Brasile nel 79 in via definitiva, ha detto che ha fatto una serie di furti per poter vivere. Così no, io soldi ce li avevo, però
volevo ammucchiare per andarmene via e salutare tutti dopo l'esperienza vissuta di mio fratello che era successo con la signora Bonita. Sì. Allora, volevo semplicemente chiederle questo, lei questi furti li ha confessati mai? Quali? Questi che lei ha commesso quando è tornato nel 79, ottobre 79, come ma, dice lei? Ma io li abbiamo confessati, quelli di Firenze... Era uno. Firenze ne ho fatti 7-8 con Fabri, abbiamo portato via qualche parecchio, e li ha confessati centinaia. Quelli siamo stati condannati. Siamo stati condannati con una pena di, io, 3 anni, mi sembra, di qualche cosa. E quella pena che poi mi hanno trasferito a Sciacca e c'è la pena lì. In realtà per quella pena lei in realtà era stato condannato per un solo episodio, che era quello del 15 febbraio, per cui è stato giudicato indirettissimo grado. Non sono stato giudicato indirettissimo. A Firenze io ho pagato 4-5 furti, ma erano molti di più. E parte da novembre arrivare a febbraio. Ho capito. A dicembre abbiamo sospeso, perché dicembre sì, siamo nell'80. Sì, ma io diciamo al di là di questo, volevo capire se, siccome lei ha avuto un'attività di collaborazione con la giustizia, se questi furti, tutti i furti che lei ha commesso in questo periodo, lei li ha confessati all'autorità giudiziaria o no? Questa è la domanda, non quali sono i furti o... Ma io ho confessato tanti di tutto quello che ho fatto. Se poi dopo è rimasto indietro qualche furto o meno, ho compensato anche, mi sembra, della Svizzera, la spaccata, però non ho fatto un elenco di furti. No, dottor Presidente, nessuno mai mi ha chiesto di fare un elenco di tutti i furti che ho fatto, nessun magistrato mi si è mai interessato oltre a quello. Ho capito. Naturalmente ho confessato che ho fatto dei furti, ho confessato che tutto quello che ho fatto. Ma un elenco preciso di tutti i furti non è mai stato fatto, perché sono poi passati gli anni, siamo passati a... Certo. Io ho collaborato nel 99. Esatto. La prima collaborazione nel 99. Sì, non mi hanno mai chiesto, fai un elenco dei furti... Sì, però non le avevano neanche chiesto gli omicidi, lei quando si decide di collaborare e di rendere dichiarazioni, non è che le chiedono... Lei li ha elencati tutti quegli interrogatori che abbiamo prodotto. Tutto quello che ho fatto, vabbè, l'ho dichiarato. Questo vuole intervenire su questo punto? Sì, volevo sapere questo. Siccome lei ha detto che a Firenze ha pagato, mi corregga se sbaglio, se l'ho sentito male, ha pagato 4-5 furti, ma ne ha fatti molti di più. Sì, sono quelli che si accusavano. Ecco. Che avevano trovato solo gli elementi di riscontro per due, tre, quattro. Benissimo. Sì. Allora le chiedo questo, quegli altri molti di più che lei aveva fatto, quando iniziò a collaborare nel 99, li ha confessati? Ma le ripeto, nessuno mi ha chiesto di fare un elenco dei furti. Ah. Io ho fatto i furti, sono stato accusato. E... Quindi lei nel 99 i furti che aveva fatto... per i quali non era stato condannato, non li ha confessati. No, non li ho confessati. Si sapeva che avevo fatto dei furti, quello che ho fatto, ma non ho mai detto ho fatto quel furto là, perché poi a prescindere non mi ricordo nel 99 non li confessò. Vabbè, se vuole... Ma gli hanno chiesto l'elenco dei furti quando collaborato? No, non me l'hanno mai chiesto. Va bene. Io a questo punto farei così, noi dovremmo fare qualche domanda. Abbiamo finito. La procura finisce. Anticipando il programma, prego. Guardi, salto questa perché senza problemi. Non è rilevante. Volevo chiederle questo: è una curiosità che è nata dalle sue dichiarazioni, no? Allora, lei torna, ha detto, nell'autunno 79, riportando la famiglia in Italia, la mette al Capriolo, se non ho capito male. Mi segue Bellini, sì, se hai bisogno di una sospensione, la mette al Capriolo e lei dice io torno a Foligno, voglio fare tanti furti e poi andarmene e ricominciare una nuova vita in Brasile e poi dopo questo non accade per le note vicende. Allora le chiedo questo, in quel periodo lei ha detto prima ha scoperto una relazione di
della sua ex moglie con suo fratello, una relazione delle fusioni, quello che è, non è importante. Nel 79, sì. Non voglio dar giudizi su questa cosa qui, però le chiedo questo, se i rapporti erano, diciamo, non così buoni, come mai deve fare una vacanza di una settimana con sua moglie al Tonale dal 2 al 9 di agosto? Perché ho cercato di rimettere a posto tutto. Poi c'è un'altra cosa, che la vacanza l'avevo stabilita con lei, va bene. Poi quando sono andato a trovare mio fratello, che abbiamo avuto quel chiarimento fra me e lui o meno, abbiamo fatto la mia vacanza e buonanotte. Ecco, sempre su questo punto le chiedo questo, lei prima ha detto, quando espatriò per la prima volta, il motivo dell'espatrio fu l'episodio dei Lucenti, che è un episodio riconducibile, tra virgolette, a una causa d'onore, nel senso che Relucenti aveva insediato sua sorella a questa, e lei ha reagito a questo fatto. Contemporaneamente lei prima ci ha detto che sua moglie aveva una relazione con Lanzoni, addirittura ha detto quello che ha detto. Allora, come mai per Relucenti valeva questa cosa e per Lanzoni no? Cioè, non so se hai capito la domanda. Lei a Relucenti spara perché ha insediato sua sorella. A Lanzoni, che è sua moglie, diciamo, lei decide di andare via. Come mai? Come non ho capito? La reazione, no, perdoni, no, veramente non l'ho capito. No, allora, lei a Relucenti... Lei mi sta facendo due domande in una. No, due domande. Le chiedo su una... Perché a Relucenti sì e a Lanzoni no? Beh, a Lanzoni c'è stata una guerra, si può dire, no? Che è culminata in cose un po' particolari anche. Per quanto riguarda, come si chiama? Relucenti, è perché quando mio cognato era lì, io me ne stavo andando via, quando l'ho visto lui, posso avere forse anche psicologicamente avuto quell'impeto del fatto che me ne stavo andando per colpa di mia moglie, e magari ho visto in lui anche quella cosa, tutte e due. E la reazione mia di quel momento è stata brutale, è stata... C'è un delitto di impeto, si chiama. Esatto, di impeto dovuto a perché me ne stavo andando via io, di cosa era stata la mia vita in quel periodo, di quello che avevo subito. Bellini, mi dispiace, ma lei non sta spiegando niente rispetto alla domanda che le ha fatto il pubblico ministero. Ma lei ha risposto a questa domanda alla Procura Generale, come domanda diretta. Mi lasci parlare, nella ripetizione abbia la bontà di lasciarmi intervenire. E come no? Certo. Grazie. L'importante è che siamo tutti uguali. Tutti uguali. E dica. Tutti dica uguali. Allora, la domanda che le è stata fatta è questa. Lei spara a Relucenti perché insidia sua moglie. La sorella, scusi. Invece lei più volte ci ha detto che sapeva che Lanzoni non era uno che corteggiava sua moglie, ma era uno che aveva la relazione con sua moglie. Perché non questo lo dice lei. Siamo in guerra, non gli ho fatto saltare l'officina. Qual è la guerra che avete fatto? Non gli ho fatto saltare l'officina, non mi sono corsi dietro loro. Io se sparo a lui l'avrei dovuto fare tentando di nascosto, meno, ma non c'era la questione omicida ancora dentro di questo fatto. Il fatto di Relucenti è un fatto che è nato che mentre io me ne sto andando per i problemi familiari con la Bonini e tutto il resto, me ne sto andando a fare alla legione straniera, Presidente. Incontro mio cognato per la strada, il marito della mia sorella Maurizia, sì, che io non sapevo che c'era tutta questa treccia dietro, e mi informa di questa cosa, dice guarda sorella così adesso la va. Io sono andato poi da Cossi Elio, che era il proprietario dell'autovettura che mi aveva venduto, per vedere di mettermi d'accordo come fare, perché io me ne stavo andando, e lì ho trovato lì Leoni, ho trovato lì Costi, ho trovato lì il signor Relucenti che era stato. Allora questo accumulo forse di tutte queste cose messe insieme mi ha fatto fare quello scatto, quello bene, ma io non è che ho pensato di vendicare mia sorella come hanno fatto, usato poi gli avvocati nei processi. Io non c'ero, i processi non hanno fatto neanche uno di quelli, sono andato via latitante, hanno fatto tutto, poi quello che hanno detto gli avvocati per la difesa, per difendere o fare, ma nessuno mi ha mai chiesto a me cosa è realmente successo. Allora è successo quello che vi ho appena detto, tutto questo accumulo mi ha portato in quel momento, tant'è vero che è stato un
non è una premeditazione che ho avuto, non è che ho studiato di fare del male a quella parte. Bellini ha chiarito che è stato un delitto di impeto quello di Reluccini. Esatto, poi hanno detto per prendere l'attenuanti magari il delitto d'onore, quello è un problema di avvocati. Io so che purtroppo è andata così. Va bene, ascolti, le volevo diciamo contestare un passo rispetto a una risposta che ha dato prima. Siamo al giorno 2 agosto. Sì. Lei ha detto che è partito da Fidenza. Sì. E la prima domanda è questa. Lei era a Parma, ha passato la notte con suo fratello, ha detto, o parte della notte. Sì. Dopodiché va a Fidenza, si fa la doccia e parte per andare a Rimini per i familiari. Ecco, anche in questo caso, diciamo, mi sorge una domanda. Fidenza si trova verso Piacenza e non verso Bologna. Sì, ma quanti chilometri, scusi? Capito, la domanda è questa. Come mai lei passa, lascia l'albergo e chiede la cortesia delle chiavi? Sì. Da Parma va a Fidenza, quindi si sposta di un tot numero di chilometri per poi ritornare verso Bologna e Rimini, ok? Sì. Non rilevo un'incongruenza, cioè lei allunga la strada, ecco, questo è il... Io non devo mica andare a firmare, a timbrare un cartellino, io devo andare dopo che ho fatto un giorno intero, era caldo e quei giorni non è che... Dopo che ho fatto un giorno intero lì, che sono stato il mio fratello, che insomma quello che ci siamo detti in quelli infrangenti, io poi devo partire e fare un viaggio per andare in vacanza al Passo del Tonale e devo fare tutto quello. Il Signore mi ha fatto la possibilità di poter, se no dove andavo a fare una doccia, dove andavo a cambiarmi, dove andavo a riassettarmi e stare quantomeno un'oretta, 40 minuti in relax, no? Okay. E fare una doccia, vestirti, cambiarti. Non è molto Fidenza. E riprendere le valigie. Fidenza ma sì, me le ho lasciate lì. Se non mi avesse concesso, le portavo via anche quel giorno. È naturale. Io ho fatto questo perché è normale, è una cosa che avevo la possibilità di fare la doccia, fare tutto in un posto dove ci sono stato, ero cliente. Bene. Ecco, senta. Quante volte è successo anche in albergo da noi, gente che ha fatto la stessa cosa. Non è un... Benissimo. Senta, ecco. Rispetto a questo dato specifico, lei nel primo interrogatorio in cui le contestano la partecipazione alla strage, che è quello del 9 marzo 1983, il primo interrogatorio che lei fa davanti ai giudici Castaldo e Zincani e Ruzza, c'erano tutti e tre, su questo punto specifico lei dice una cosa un po' diversa. Perché dice non ricordo dove passai la notte tra l'1 e il 2 agosto, è un verbale che abbiamo prodotto. Ciò che ricordo è di essere partito molto presto e precisamente alle 6 circa da Scandiano, dove mia cognata mi aveva condotto sua figlia che venne con me fino a Rimini. Qui prelevai la mia famiglia e mi diresti saltonato. Ecco, cioè nel primo interrogatorio lei non spiegò di essersi fermato da suo fratello per ragioni di assistenza e di, diciamo, affettive, insomma, quello che ci ha detto oggi. Come mai lo dice oggi e all'epoca non lo disse? È semplicissimo. Perché io, tanto abbiamo già parlato di quello che è stato, io dovevo avere delle certezze per quanto riguardava la storia con la Bonini, mio fratello e i figli. E i figli, non i figli. Io ho presentato un annullamento di matrimonio nel 2016 nei confronti della Bonini, ho presentato alla Sacra Rota, non è più Sacra Rota perché non esiste più, è quella vescovile, dove c'è tutto, in tempi non sospetti. Il fatto che io dovevo ritrovarmi con mio fratello era dovuto al fatto che volevo spiegazioni certe, chiare e sicure. Su questa vicenda? Su tutta la vicenda. Ok. Un figlio sì, uno no, tutti e due sì o tutti e due no. Ok. Chiaro? Benissimo. Allora avrei dovuto dire ai giudici tutto quello che non volevo dire, che volevo tenere personale, ma visto che ci siete entrati voi con la Bonini, quando gli avete chiesto se Guido era figlio mio, qua in aula, alla Bonini avete chiesto questo... E lei l'ha detto con un certo tono. Sì, sì, c'è nei verbali. Uno di voi ha chiesto alla signora Bonini
se il figlio Guido era suo figlio mio o no. Allora a questo punto dobbiamo tirare fuori tutta la verità. Ma però, e allora tiriamo fuori tutto. Bellini. Io ancora oggi non so se i due figli sono miei, uno sì, uno no. Ho capito, va bene. Ha detto di non doverlo dire al giudice del detto. Ecco, le chiarisco che questa vicenda che lei sta dicendo, che noi abbiamo chiesto alla Bonini, era soltanto per capire come mai avevano cambiato cognome. Perché non si chiamano più Bellini, i suoi figli, ma si chiamano Bonini. Ma non per mettere in dubbio la maternità e la paternità, ma per carità di Dio. Però chi riceve quel messaggio, come quella richiesta come è stato fatto, io l'ho ricevuta così, io l'ho ricevuta come richiesta, tanto è vero che è stato scritto, perché qui su questa cosa ci sono stati ci sono molti verbali su questa cosa, e a me mi ha lasciato così, dico, ma come, chissà cosa ha raccontato la Bonini pensando che io parli di queste cose. Io non avrei mai parlato per... Guarda, le trovo il passo del verbale, se vuole, perché bisogna chiarirla. Cioè, non abbiamo mai dubitato del fatto che il figlio è Guido contro i figli suoi. Che voi dubitate. Io ho detto che è stata fatta la Bonini una domanda specifica. No, guardi, lei io l'ho interpretato così. No, lei ha frainteso, gravemente ha frainteso. Guarda, le ha chiesto di noi... adesso prendiamo il c'era, c'era la domanda, ma è chiara la domanda, vede, perché non gli fate spiegare perché i figli hanno cambiato i nomi, ma glielo spiega, non prendiamo tempo. Vabbè. Prendiamo comunque è a verbale minacciati, ecco, no, perché hanno mantenuto l'andrangheta, non fa niente avvocato, è una domanda secondaria, ma non l'ha fatta avvocato, è una domanda rilevante che lei non ha fatto. Lei ha chiesto come è andato il viaggio. Poteva fare quella domanda. Va bene, comunque io volevo chiarire questo, che la procura ci ha fatto chiarire che il bambino aveva avuto un problema durante il viaggio. Allora. Questa è la terza volta che ci fa questa domanda, la terza volta che ci domanda la stessa cosa. Avvocato, lei le domande le ha fatte, sono state quelle che ha fatto. No, perché erano domande irrilevanti. Questa era una domanda utile, ma non l'ha fatta. Quella che dice l'avvocato Capitella era una domanda utile. Come sto perdendo tempo? Dopo 40 anni. Dopo 300 testi della Chiesa. Avvocato, lei ha chiesto come è andato il viaggio e ci ha fatto dare la risposta che il bambino aveva avuto. Ci ha consentito di acquisire il fatto che il bambino aveva avuto dei problemi durante il viaggio. Grazie per questa domanda. Prego. Ascolto il suo domenico, si ricercherà anche a favore dell'imputato. Ecco, sempre sugli orari, lei oggi... sto andando là. Sugli orari, lei, del 2 agosto parliamo, lei ha riferito di essere arrivato al Delfinario, di essere partito dal Delfinario intorno alle 9:30, si è fermato a Verona e poi è arrivato al Tonale. Sì. No, se non ricordo male, la volta scorsa ha detto che è arrivato al Tonale prima di cena, perché siete andati in camera, vi siete cambiati, avete messo insomma a posto e poi siete andati. Giusto? Sì. Ecco, su questa risposta, anche qui il 9 di marzo 83, quindi nel primo interrogatorio, lei disse una cosa parzialmente diversa, perché dice questo: posso dire con assoluta certezza che il 2 agosto 1980 ero insieme con la mia famiglia, mia moglie e i miei figli, in un residence al Passo del Tonale, dove arrivai proprio il giorno 2 agosto, non ricordo se nella mattina o nelle prime ore del pomeriggio. Allora non me lo ricordavo, evidentemente. Non me lo ricordavo. Quando è stato questo interrogatorio? 9 marzo 1983. 83. Oh. Evidentemente in quel momento non mi sono ricordato se era il mattino o il pomeriggio, ma comunque... Ci sono dei dati certi sicuri che sono quelli che sono arrivati al pomeriggio. Beh, la sua famiglia è stata l'ultima a essere registrata al Tonale. Sì, ma l'ultima cosa vuol dire è stata l'ultima? Siamo stati gli ultimi arrivati. Io sono arrivato a quella fascia oraria. Quando abbiamo dato i documenti, ho chiesto gentilmente che fossi registrato perché è finita la cena, volevo uscire e io senza documenti non ho mai girato perché ero straniero. E mi sono stati dati dalla stessa persona alla quale li ho dati per la registrazione. Ci siamo lavati, abbiamo preso possesso della casa, dell'appartamento,
perché era un residence. Abbiamo cenato e siamo usciti. Vabbè. Poco prima della cena, non durante la cena o dopo la cena, prima della quello cena. Che ha detto l'altra scorsa era soltanto per farvi per capire come mai in quella torta dove il nome quando era 9 marzo 1983 quando mi interrogarono per la comunicazione giudiziaria. Che non mi ricordavo in quel momento perché insomma non era mica una cosa da poco essere indiziati per la strage di Bologna sapendo che non c'entri niente, non è mica da poco, mi perdono. Sì, però così Bellini giusta la sua preoccupazione. Tenere di preoccupazioni. Però nello stesso tempo lei risponde in quello stesso interrogatorio, non so come ho passato la notte, che è una risposta. Ma è una risposta perché no, avrei dovuto dire una bugia? Avrei dovuto dire non passate qui, non passate lì, avrei dovuto raccontare, signor Presidente, avrei dovuto raccontare fatti familiari, personali di una grave di gravità per me particolare. Ma l'imputazione, quando io sono sicuro che non c'entro perché ero a Rimini a prendere quell'orario i miei familiari, come la Polini cambio il discorso, non glielo so dire perché, o meno, ma ce lo dica perché, una volta per tutti, cosa le ho fatto perché deve cambiare, modificare, forse per il tintinio delle manette, va bene, dica perché, ma ce lo dica perché. Ma cos'è questo tintinio delle manette che ha questo? Io chiamo tintinio di manette quando a una persona gli si paventa la galera, la fase di guagnarsi con possibilità di ripercussioni su come si dice sulla libertà personale, quanti ne ho conosciuti, certo, che hanno cantato invece di la corte, quanti noi abbiamo fatto il tentativo. No, io non ho detto quello che voi avete fatto, io ho detto che lei forse ha interpretato sulla seconda chiamata vostra come paura. Va bene, andiamo avanti. Volevo chiedere l'ultima domanda, è questa. Lei più volte, ecco, ha parlato, ha tirato in ballo il senatore Mariani tante volte, a partire dal Portogallo e via discorrendo, e si è preso cura anche dei suoi interessi in qualche maniera, adesso che le ha dato una mano quando è entrato in Italia. Quello che ci ha raccontato, tutto questo in ragione di un rapporto di amicizia con suo padre e quindi di riflesso anche con lei, è l'ultima domanda. Cioè Mariani si è interessato per amicizia? Beh, mio padre e loro, penso di sì, per il rapporto che c'era fra di loro, in conseguenza anche mio, in fin dei conti poi io avrei voluto fatto delle cose per conto suo, per conto di Almirante, non è che io ho fatto il Portogallo per piacere mio. Vabbè, era l'ultima precisazione. Lui aveva un obbligo anche dell'amicizia, un obbligo anche per quello che mi ha chiesto di fare e che io ho fatto per loro, andando là. Bene. Va bene, va bene. Grazie. Prego. Allora, io direi a questo punto, noi avremmo qualche domanda, però a questo punto sono le 5:30, è inutile andare di corsa e facciamo con calma, no? All'inizio della prossima udienza. Però facciamo il programma della prossima udienza.